dai una chiama, dai. Signori, se intanto ci vogliamo accomodare, diamo inizio alla fase pomeridiana. Abbiamoci del tuo. Sì, sì, ma come vuoi? Non ti serve di spostare... Sì, ti conviene. Sì, intanto ti, ecco, Italo, perfetto. Quindi poi dopo per la tavola rotonda tu ti trattieni? No, penso che forse è più corretto di fare. Però se serve io rimango, non c'ho problemi. Ma vabbè, dai, comunque le introduco io, poi la gestite voi. Anche perché, siccome penso che gli altri dovrebbero venire qui al tavolo, no? Sì, peraltro. E allora... Mi sono fatto tardi precisi, no? Vabbè, allora io introduco il dibattito e poi però i nomi li fai tu. Ok, perfetto. Allora do subito la parola a Luigi D'Angelo del Dipartimento di Protezione Civile, che presenterà standard minimi e ambiti territoriali ottimali. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Soprattutto grazie per averci dato l'occasione per confrontarci su questo tema, ma soprattutto grazie al PON Governance questo tema è diventato per noi anche molto, molto importante. Quindi cercherò in qualche modo di rappresentare come vorremmo attingere agli ottimi risultati del programma, soprattutto rispetto alla questione dei contesti territoriali, per poter trasporre tutto questo lavoro fatto in un contesto un po' più ampio che quello di definizione degli ambiti ottimali ai sensi del nuovo codice, che saranno poi un po' anche la base della nuova direttiva sulla pianificazione, sempre prevista dall'articolo 18 del nuovo codice. Quindi credo che molte delle cose, soprattutto sui contesti, immagino siano anche stati detti questa mattina, quindi non mi dilungherò. Da un certo punto di vista, ecco, la base legale è proprio il nuovo codice, che prevede appunto la necessità di definizione da parte delle regioni di una serie di linee guida anche ai fini della, diciamo della pianificazione sul livello territoriale. E da questo punto di vista entra appunto il tema dell'ambito ottimale di pianificazione. Quindi le regioni dovranno definire, ai sensi del nuovo codice, con le prefetture e con tutte quante le strutture che operano sul territorio, quali debbano essere gli ambiti ottimali per poter al meglio gestire le attività di protezione civile. Quindi qua intendiamo sia l'aspetto più di prevenzione, citiamo intanto tra questo la pianificazione chiaramente, ma anche l'aspetto della gestione dell'emergenza, cioè il tentativo del codice da questo punto di vista lo interpretiamo essere quello di superare un po' la logica dei centri operativi misti, dei COM, che risalgono diciamo a un DPR dell'81, alla 996 del 70, quindi è un concetto che in qualche modo vorremmo rivisitare, ma occorre farlo d'intesa, perché su questo tema le prefetture hanno sicuramente una competenza importante anche ai sensi del nuovo codice, ma anche ai sensi della normativa pregressa, rispetto al fatto che le prefetture, come ricordate, devono individuare i COM e su quei COM devono individuare le persone che vanno anche a gestirli. Quindi da questo punto di vista volevo solo inquadrare il contesto, ci andiamo ad inserire in questa tematica. Pertanto, in che modo chiaramente ci potrà aiutare il PON Governance da questo punto di vista? Proprio andando un po' a definire, a darci degli indicatori utilissimi per quelli che potranno essere poi i parametri per l'individuazione, partendo dai contesti territoriali, degli ambiti. Però ci tengo a precisare, ma Italo questa mattina lo ha detto molto chiaramente, sarà un compito che dovranno assolvere le regioni, d'intesa con le amministrazioni, con il supporto del Dipartimento, e questa sarà la linea che tracceremo anche all'interno della direttiva Piani, che chiaramente porteremo poi alla condivisione con tutte quante le regioni e con tutti i soggetti interessati. Quindi sostanzialmente all'interno dell'ambito ci aspettiamo anche che vengano definite le funzioni di protezione civile,
sia tenendo conto di quelli che sono oramai percorsi, per esempio, di aggregazione dei piccoli comuni, anche questo dovrà essere tenuto in conto, in cui addirittura alcune funzioni devono essere necessariamente associate anche ai sensi della Delrio, quindi i comuni per esempio al di sotto dei 3.000 abitanti hanno l'obbligo di associare funzioni fondamentali come la protezione civile. Quindi tutto questo dovrà tener conto, come dico spesso nelle interlocuzioni che abbiamo con i colleghi discutendo di questo tema, il contesto lo vedrei, o l'ambito, lo vedrei da due punti di vista, dal punto di vista dal basso, cioè in una forma in qualche modo induttiva, perché i piccoli comuni hanno la necessità di organizzarsi e hanno la necessità di svolgere delle funzioni associate. Dall'alto invece dovrebbe derivare dall'esigenza delle regioni, ma anche dalle prefetture, di coloro i quali devono svolgere un'attività di gestione da livello provinciale in giù, per individuare quelli che possono essere gli ambiti utili, appunto ottimali, funzionali anche per la gestione dell'emergenza e per la pianificazione. Quindi sostanzialmente la nuova direttiva che, come vi dicevo, ci consentirà poi di avere uno strumento che andremo a negoziare con tutti gli attori del sistema, chiaramente prima che diventi adottato ed approvato, la nuova direttiva va anche a definire una diversa governance di lettura del territorio. Questa nell'ottica proprio di poter avere al termine del percorso un'unica mappa alla quale tutto il Servizio Nazionale di Protezione Civile può guardare in maniera omogenea. Quello che noi abbiamo vissuto anche nell'esperienza del Centro Italia è il fatto che quattro regioni abbiano adottato quattro differenti modalità organizzative nel corso dell'emergenza, molto spesso differendo anche da quelli che erano quelle pianificate. Quindi questo è qualcosa a cui vorremmo evitare nel futuro. Quindi questo percorso dovrà aiutare tutto il sistema ad avere una mappa unica di lettura del territorio a livello subprovinciale, aggregando i comuni in una forma, diciamo, ottimale e funzionale, sia agli aspetti di prevenzione che agli aspetti di gestione dell'emergenza. Quindi chiaramente, guardando all'ambito ottimale, abbiamo immaginato che la dimensione di lettura possa essere duplice: una dimensione legata alla definizione geografica, che è un po' quello che sicuramente Fabrizio questa mattina avrà illustrato, cioè le modalità attraverso le quali aggreghiamo comuni da un punto di vista geografico, guardando a quello che già esiste, guardando ai COM, guardando alle unioni di comuni, guardando ai consorzi di comuni e alla gestione della funzione associata, ma anche ad altri tipi di aggregazioni, quali le comunità montane. Quindi da un certo punto di vista c'è la geografia degli ambiti territoriali che può attingere a piene mani, come dicevo, dai buoni risultati del programma, e molti di voi si sono già confrontati con questo tema. Dall'altro però dobbiamo aggiungere, non soltanto perché ce lo dica la norma, ma perché occorre guardare a questo aspetto, quella che è la governance dell'ambito, quindi cosa avviene, chi fa che cosa all'interno di un ambito, dal punto di vista sia della pianificazione, della gestione organizzativa, ma anche nella gestione dell'emergenza. Quindi da questo punto di vista diciamo ampliamo un po' la prospettiva, non soltanto un'aggregazione geografica, ma anche la necessità di definire in tempo di pace quali sono gli attori che provvedono alla gestione, non soltanto emergenziale, ma anche a quella di prevenzione. Quindi guardiamo un po' anche a questi ambiti e soprattutto al comune di riferimento di questi ambiti come il luogo in cui la funzione di protezione civile opera, non dico H24, ma opera quotidianamente. Quindi quello a cui noi vorremmo far tendere il sistema è garantire un aumento della resilienza a livello locale, facendo sì che i presidi siano attivi non soltanto in emergenza, ma siano attivi anche durante i tempi cosiddetti di pace, per garantire la preparazione delle attività che devono essere gestite. Sono sicuro che in moltissimi casi non sto dicendo cose nuove, non stiamo tendendo ad un modello nuovo, però ci sono quei casi in cui questo non avviene e sono quelli che poi chiaramente preoccupano di più. Per cui diciamo, dal punto di vista dell'approccio, quello che avremo in direttiva avrà appunto queste due differenti prospettive. E per quello che riguarda il confronto anche con il programma, una serie di paletti sono legati al fatto che per noi il contesto e quindi poi l'ambito deve avere guardando agli aspetti di cui parlavo prima, dovrà necessariamente avere un ambito che non va a travalicare quelli che sono i confini provinciali. Questo perché
l'attività soprattutto di gestione dell'emergenza molto spesso guarda a quelle che sono le attività che avvengono all'interno della provincia per competenze, se pensiamo per esempio alla competenza del prefetto. Quindi uno dei paletti per quello che riguarda gli aspetti legati poi al futuro inquadramento degli ambiti è sicuramente questo. Far sì che all'interno degli ambiti ricadano e non vengano disaggregati quei comuni dove la funzione di protezione civile è già di per sé una funzione associata. Quindi da quello che dicevo prima, se lo guardiamo dal basso può aiutare molti comuni anche ad aggregarsi e può stimolare e comunque riconoscere tutte le aggregazioni già esistenti. Se lo guardiamo dall'alto è evidente che dal livello provinciale in giù l'aggregazione dei soli comuni della funzione associata, se guardassimo solo a quello, diciamo andrebbe molto a polverizzare gli ambiti, quindi li dobbiamo vedere nella giusta ottica per tenere comunque vive e salde le aggregazioni che già ci sono, ma nello stesso tempo ampliarle laddove è necessario. Quindi diciamo non vogliamo andare su un numero di ambiti che poi non consenta una utile gestione. E che cosa chiederemo all'interno della direttiva? Ma questo vi ripeto, saranno argomenti che andremo a negoziare in Commissione Speciale di Protezione Civile delle Regioni innanzitutto, ma con gli altri soggetti, penso ad esempio ad ANCI, ad UPI e agli altri attori del sistema. Però ad ogni modo diciamo che da un certo punto di vista gli attori che dovranno lavorare nel livello della pianificazione dovranno essere aderenti a quello che di fatto già avviene. Quindi all'interno dell'ambito dobbiamo pensare che ci debba essere un livello di pianificazione aggiuntivo. Quindi oggi noi guardiamo al piano comunale, al piano provinciale tradizionalmente e al piano nazionale. La nuova norma, ma anche pregresse dispositivi, fanno anche riferimento ai piani regionali, che oramai sono una realtà in molte regioni, e a questo punto si aggiunge un livello ulteriore, cioè il piano di ambito, che è un livello subprovinciale. Tanto per fare un esempio concreto, la Regione Sardegna, non credo che i colleghi siano presenti, non li ho visti, però ha affrontato il tema degli ambiti dovendo adottare una serie di dispositivi regionali e in prima approssimazione ha fatto coincidere l'ambito con la provincia. Chiaramente noi nell'interlocuzione che abbiamo avuto con la Regione abbiamo detto che non sarebbe questo il modo migliore o quello che noi ci aspettiamo che avvenga. Cioè l'ambito deve sicuramente agire a livello subprovinciale, non può coincidere con la provincia, proprio per l'esigenza di guardare al territorio nella maniera più funzionale possibile. Riteniamo che il livello provinciale sia troppo ampio per una gestione, soprattutto nel caso di gestione dell'emergenza. Avete visto nell'esempio del sisma nel centro Italia, molte delle quattro regioni sono attestate su sala operativa regionale e centri operativi provinciali a livello di sala operativa provinciale. Questo non ha garantito, a nostro avviso, un'ottimale organizzazione delle attività diciamo legate proprio all'attenzione e all'ascolto del territorio. Quindi è giusto che in caso di emergenza, laddove sia necessario chiaramente, si guardi a livelli di gestione subprovinciali, diciamo i COM, che sono quelli che abbiamo sempre visto, ma da questo punto di vista in poi saranno gli ambiti. E poi le regioni e le prefetture, anche qui in prima approssimazione, ma dovremmo discuterne, saranno un po' coloro i quali vanno a definire quelli che sono gli attori per la gestione in caso di emergenza dell'ambito. Quindi all'interno del comune di riferimento, che andrà in qualche modo a sostituire i COM, ci sarà sicuramente un gestore dell'emergenza. Tradizionalmente ci portiamo dietro il funzionario prefettizio, ma chiaramente qua non devo nascondere questo approccio perché oramai è noto, l'individuazione dei COM spesso era legato anche al numero di funzionari prefettizi presenti nelle prefetture che potessero in caso di emergenza gestirlo, e quindi questo laddove fosse stato non dovrà più essere. Quindi noi chiederemo a regioni e a prefetture di definire insieme le modalità organizzative e gestionali degli ambiti di riferimento, superando questa logica. Un bravo gestore dell'emergenza che appartenga alla prefettura o appartenga alla regione può tranquillamente garantire la gestione emergenziale dell'ambito. Quindi chi andrà a gestire l'ambito? Un funzionario della regione, un dirigente regionale, un funzionario prefettizio. Quindi da questo punto di vista allarghiamo, estendiamo il numero degli attori che possono, un rappresentante del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, come è accaduto adesso per l'alluvione a Belluno e come in molte altre occasioni è accaduto. Quindi andiamo a guardare al COM non soltanto come
diciamo un centro ad appannaggio di funzionari prefettizi, ma questo concetto lo estendiamo al sistema nel suo intero, quindi persone brave, capaci sul territorio, in grado di gestire un ambito, saranno indicati di comune accordo tra regioni e prefetture. Questo, diciamo, solleva un po' anche dall'ansia che oggi magari ci può essere in prefettura, può avere un prefetto nel momento in cui dice: io devo attivare i COM ma devo andarli anche a presidiare. Da questo punto di vista siamo sicuri che il sistema è in grado di esprimere tali e tante competenze e professionalità, è in grado di gestire gli ambiti, che possiamo superare questa logica soltanto legata alla gestione del prefetto. Pertanto quello che la direttiva in qualche modo conterrà all'interno di quelli che sono i criteri per la definizione della governance dell'ambito, non soltanto quelli geografici che, come dicevo, attingeranno dal programma, guarderà appunto alla definizione del modello di coordinamento dell'ambito, a quali sono le responsabilità di cui parlavo prima, alle modalità di organizzare il centro e di farlo vivere anche in tempo di pace. Quindi un presidio costante, fisso sul territorio, all'interno del comune di riferimento dell'ambito, che possa fare anche da punto di ascolto e di supporto anche ai comuni più piccoli per la definizione delle proprie pianificazioni comunali. E quindi guardare anche a tutti quelli che sono le modalità di flusso di comunicazione, sono tutti temi che chiaramente andremo ad esplorare e ad esplodere molto meglio nella direttiva, perché saranno quelli che consentiranno poi alle regioni, con un certo arco di tempo che definiremo insieme, saranno 6 mesi, saranno 1 anno, di definire secondo questi parametri gli ambiti. E con una successiva direttiva, un successivo DPCM, avremo la mappa di tutti gli ambiti sul nostro territorio, quelli individuati appunto di comune accordo. Quindi sostanzialmente questi sono ulteriori elementi e parametri che andremo ad indicare all'interno della direttiva per quello che riguarda la governance degli ambiti, e quindi dal punto di vista anche del raccordo operativo con le altre strutture. Qua apro soltanto una piccola parentesi sull'articolo 10 del codice, visto che ne parliamo di pianificazione, che prevede anche la definizione di livelli minimi attraverso i quali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco partecipa alle attività. Quindi loro le avrebbero individuati soprattutto in un punto fondamentale, che è quello di partecipare alle attività di pianificazione sin dal loro inizio, a fianco di comuni, di province, di regioni, di prefetture, quello che sarà. Quindi questo è un punto, è un elemento essenziale anche all'interno dell'ambito. Per cui potrebbe essere, diciamo, cercando di concludere, l'ambito è un po' la cerniera tra il livello comunale, il livello provinciale, così come oggi sono i COM, però guardati con una visione più allargata. Ci aspettiamo che in ciascuna provincia ci siano una serie di ambiti. Vi ripeto, le regioni del PON su questo sono già ampiamente confrontate, soprattutto per la definizione geografica, ma va aggiunto anche il tema della governance. Quindi chiederemo alle regioni poi di individuare esattamente chi andrà a coprire questo tipo di attività. E chiaramente ci sono una serie di questioni che dovremo affrontare insieme nel momento in cui andremo poi a condividere la direttiva e andremo a confrontarci su quelli che sono questi temi. Però ad ogni modo una serie di paletti fissi li volevo ripetere. Intanto anche il tema della pianificazione intercomunale non deve sollevare il singolo comune, seppur piccolo, dall'avere un proprio piano. Questo è quello che noi vorremmo richiamare in direttiva, sebbene il consorzio, sebbene anche la Del Rio preveda che ci sia una fortissima interazione anche a livello di adozione e di approvazione del piano. Però il piano d'ambito non può sostituire il piano comunale, ancorché fatto di poche pagine e che guardi a pochissimi aspetti se il comune è molto piccolo. E quindi la pianificazione intercomunale deve poi essere un utilissimo strumento per la definizione poi della pianificazione di ambito. Quindi da questo punto di vista le cose cercheremo di rendere quanto più sinergiche ed interoperabili possibili. Io vi ringrazio e sono qua per domande, soprattutto per il dibattito che seguirà. Ringrazio Luigi D'Angelo. A questo punto cedo la parola allo stesso Luigi D'Angelo e a Italo Giulivo per il dibattito con le regioni, quindi mi faccio un attimo da parte e cedo il posto ai rappresentanti regionali. Grazie a Paolo Messina per non solo l'ospitalità ma anche per aver condotto i lavori della mattinata in modo così egregio.
Chiamerei a raggiungerci qui al tavolo i colleghi delle 5 regioni del PON. Per la Sicilia Antonio Torrisi, che sostituisce Calogero Foti, che, come vi diceva il capo dipartimento, è preso dalle situazioni emergenziali della Sicilia in questo momento. Per la Puglia c'è il dottor Ruggero Mennea. Salve. Prego, Luigi. Sì, sì. Poi abbiamo Mauro Fiatore per la Campania, Liliana Santoro per la Basilicata e Pino Iritano per la Calabria. C'erano i vecchi nomi. Bene. È il momento questo della discussione che faremo un primo giro tra i colleghi delle regioni per avere loro punti di vista rispetto alle attività del PON finora svolte e direi di poi lasciare uno spazio per discutere con tutte le altre regioni e con tutti gli altri stakeholder che sono oggi qui presenti, perché come vi è stato detto, al di là del formale momento di incontro workshop che prevede il PON, si è voluto condividere in questa giornata, diciamo così, il reale lavoro innovativo che con il PON è stato messo in piedi. Il lavoro sui contesti territoriali, abbiamo detto che è un lavoro preparatorio, è una sorta di esercitazione fatta che va nella direzione di quello che ormai per legge bisogna fare, cioè l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali. Quindi c'è una proposta da approfondire sulla quale operare un confronto e quale platea come quella di oggi può dare l'avvio a questo tipo di confronto che poi, come diceva il collega Luigi D'Angelo, si consoliderà nei tavoli ufficiali della Commissione Speciale di Protezione Civile, della Conferenza Stato-Regioni e quant'altro. È stato anche proposto tra le attività del PON un indice di operatività del contesto territoriale che serve in qualche modo a dare un indicatore di quelle che sono le attività che vengono messe in campo, sia per indirizzare la programmazione di interventi che vanno ad aumentare l'indice di performance di questo contesto territoriale e quindi uno utile e oggettivo strumento per destinare le risorse disponibili a un miglioramento complessivo del sistema. Dall'altro, le linee guida e i metodi che vengono messi in piedi con queste attività che tendono alla realizzazione di un progetto standard e al raggiungimento di standard minimi servono a omogeneizzare e quindi, come dire, costituiscono un utile strumento sia per misurare l'adeguatezza organizzativa, che è un caposaldo dell'espletamento delle funzioni di protezione civile. L'adeguatezza è un principio a cui tende il servizio, ma abbiamo bisogno di un strumento per misurare quanto è adeguato il sistema. E quindi, questa omogenizzazione, dall'altro, rende facile il ricorso alla sussidiarietà qualora bisogna che intervenga qualcun altro a supporto di una comune o di una regione in difficoltà. Se usiamo tutti lo stesso linguaggio e lo stesso modello organizzativo, diventa anche più semplice, darsi una mano reciprocamente. Io non aggiungo altro e darei la parola ai colleghi. Partirei dal collega della Regione Calabria, Pino Iritano, giacché, come si è capito questa mattina, in Regione Calabria la sperimentazione è un po' più avanti. Grazie. Sostituisco il professor Russo, che avrebbe dovuto essere qui, purtroppo per problemi di salute non è presente, quindi faccio questo intervento per rappresentare quello che sta facendo la Regione Calabria, che
stamattina, io non c'ero, però mi dicono, diciamo, è stato già rappresentato in parte da Fabrizio Bramerini e in parte da Angelo Corazza. Sulla programmazione per contesti, la Regione fin dal 2016 ha approvato una delibera in questo senso, ha approvato una delibera di giunta dando indirizzo che per la programmazione dei fondi dell'articolo 11, quindi i fondi del cosiddetto decreto Abruzzo, gli edifici strategici che la scelta degli edifici strategici su cui appunto programmare gli interventi di adeguamento sismico fosse legata ai contesti territoriali. Quindi è stato fatto una approvata dalla Giunta regionale una suddivisione del territorio in 56 contesti. Nell'individuazione che fino a quel momento veniva fatta, diciamo, su base competitiva tra i vari comuni di quali edifici finanziarie, si è dato priorità appunto ai contesti che non avevano avuto precedenti finanziamenti, cercando di coprire su ogni contesto almeno le tre funzioni fondamentali, quindi soccorso operativo, coordinamento sanitario e appunto le sedi COM, insomma. Questa, diciamo, è un'attività che abbiamo fatto con vari bandi, imponendo sia questa, diciamo, questa ripartizione, quindi non scegliendo più gli edifici sulla base, come dire, della bontà del progetto, ma cercando di andare a finanziare quei comuni che non avevano avuto finanziamenti e che quindi non avevano sedi COM sicure dal punto di vista sismico. Sia da questo punto di vista, però, diciamo, anche abbiamo cercato poi di avviare un'interlocuzione con le prefetture, perché ovviamente nel fare questa prima suddivisione dei contesti territoriali c'è in qualche caso una sovrapposizione di alcune province e diciamo, ci può essere, c'è in questo momento un disallineamento rispetto alle serie COM che derivano ovviamente da un'organizzazione che le prefetture si sono date, diciamo, secondo modelli, come dire, più che modelli, secondo tradizioni consolidate, ma senza una base scientifica. Nel rideterminare le zone di allertamento, operazione che la Regione ha fatto nel 2017, c'è, diciamo, le zone di allertamento, le otto zone in cui è stata suddivisa la Calabria, prima erano sei, le otto zone coincidono in questo momento con confini di contesto, quindi, diciamo, ogni zona contiene al suo interno esattamente un numero X di contesti territoriali, quindi, diciamo, è stata fatta questa prima operazione. Recentemente, su impulso prima del prefetto di Cosenza, che vuole riorganizzare le sedi COM, le vuole riorganizzare perché ha un problema tecnico nato dal fatto che i due comuni di Rossano e Corigliano, che sono due comuni, diciamo, abbastanza grandi della provincia, si sono uniti recentemente, qui avevano due COM, deve, diciamo, semplicemente decidere che lì c'è sta un solo COM. Nel fare questa operazione il prefetto di Cosenza vuole ridefinire le sedi COM e vorrebbe che ci fosse, diciamo, avviato un'interlocuzione con la Regione, vorrebbe che ci fosse, diciamo, una coincidenza, visto che questo è il modello, diciamo, su cui anche su indirizzo della Protezione Civile Nazionale si sta andando. Recentemente, proprio due giorni fa, abbiamo chiesto, visto che questa è una, diciamo, un'attività di programmazione di risorse importanti nel campo del rischio sismico, che poi deve avere anche una sua ricaduta in termini di gestione dell'emergenza, cioè se noi individuiamo delle sedi COM, le finanziamo, cerchiamo di renderle sicure, poi ovviamente queste devono essere utilizzate, altrimenti, diciamo, non può essere il singolo comune a utilizzarle, visto che comunque non potremmo mai finanziare tutte le funzioni in tutti i comuni, considerando anche il numero dei comuni calabresi, che è molto alto rispetto alla popolazione residente. E quindi, diciamo, c'è una forte condivisione anche del prefetto di Catanzaro, e a breve già è stato fissato un incontro il 19 di febbraio per avviare dei cinque tavoli, diciamo, per le cinque province, in modo che si arrivi a una condivisione, diciamo, una sovrapposizione perfetta tra COM e contesti territoriali, che è il primo passaggio verso la programmazione di ambito. Con l'attività invece del PON più specifica, stiamo andando da un lato, diciamo, stiamo andando verso l'indice di operatività di contesto, come è stato detto stamattina, sia per la parte
rischio sismico che per la parte idro, diciamo. Quindi diciamo, sono due attività che vengono seguite in parallela da due gruppi diversi, ma comunque diciamo, stanno convergendo verso questa unica risultato. Probabilmente l'attività di concertazione con le prefetture, sia per la necessità di dover diciamo, spostare qualche comune da una provincia all'altra, sia per la necessità, per motivi storici o tradizionali, come dire, di mantenere alcune sedi che invece da un'analisi puramente scientifica andavano tolte, comporterà una leggera, abbiamo già visto che è leggera, non è significativa, una leggera modifica dei 56 contesti a livello di confini. Il numero potrà variare, ma di uno o due, insomma, non è significativo. Quindi questo significa che a breve, noi speriamo, perché il prefetto di Catanzaro ha dato tempi molto stretti, diciamo per giugno, dovremmo arrivare a questo obiettivo, che sarebbe importantissimo, diciamo, da questo punto di vista lo vedo come un risultato importante di questa attività del PON. Bene, grazie Pino, non so se aggiungere qualcosa rispetto, diciamo così, all'unità operativa in regione Calabria, difficoltà operative che si sono riscontrate o quant'altro, perché ovviamente anche questo è motivo del confronto con voi di oggi, o se, diciamo così, le attività svolte nell'ambito del PON, il supporto che è stato fornito è risultato realmente utile a determinare un miglioramento delle competenze territoriali sulla gestione dei rischi. Io ritengo di sì, perché diciamo, questa attività avrà un riflesso immediato poi sulla pianificazione di emergenza, diciamo, perché ovviamente i piani di emergenza comunali che si stanno, diciamo, la regione sta supportando la redazione, andranno a confluire, diciamo, quantomeno nelle funzioni fondamentali, quindi soccorso sanitario, coordinamento operativo e coordinamento soccorsi, quantomeno in queste funzioni fondamentali, perché l'obiettivo di questo tavolo che abbiamo individuato con le prefetture non è solo definire il comune capofila, che poi diventerà sede com, diciamo, quando ci sarà coincidenza, ma anche i tre edifici strategici fondamentali a cui tutti i piani di protezione, diciamo, di emergenza dovranno fare riferimento, fermo restando che poi ogni comune avrà il COC, però diciamo, comunque deve tener conto che deve essere almeno garantita l'agibilità verso i tre edifici principali di quel contesto, di quell'ambito, come sarà poi definito. Grazie al collega Iritano, direi di passare all'altro estremo del tavolo e alla regione Sicilia col collega Antonio Torrisi. Grazie, io innanzitutto rappresento la regione Sicilia e in questo caso sostituisco indegnamente il nostro dirigente generale, l'ingegner Calogero Foti, il quale, essendo commissario delegato per l'emergenza che in questo momento è in corso nel versante orientale dell'Etna, è impegnatissimo in quel contesto lì. La regione Sicilia non ha ancora definito i contesti territoriali, però devo dire abbiamo già realizzato tutta una serie di iniziative che abbiamo ampiamente concordato recentemente con i colleghi del Dipartimento Nazionale, che quanto prima vedranno il nascere dei contesti territoriali, perché in realtà la Sicilia, con una delibera di giunta del novembre 2017, proprio nella stessa filosofia con cui sono creati i contesti territoriali, ha istituito i cosiddetti centri cuore, centri unificati operativi della regione siciliana per l'emergenza. In realtà non sono contesti territoriali, ma si assomigliano tantissimo, quindi questa equazione cuori contesti territoriali quanto prima avrà la sua equivalenza, perché si tratta di fare semplicemente alcuni lavori di affinamento, di rifinitura, che ci porteranno alla definizione di questi ambiti territoriali ottimali. Perché gli stessi cuore, quando sono stati realizzati con l'idea di mettere su delle strutture che fossero sempre operative sul territorio, sia in tempi di pace e conseguentemente in eventuali contesti emergenziali. Parliamo di un territorio come quello siciliano, altamente complesso,
la complessità è nota a tutti, sia per ragioni naturali, per una concomitanza di rischi spesso sovrapposti nella stessa area in maniera abbastanza importante, ma ci sono anche altre ragioni che rendono ancora più difficile la gestione di questi eventi, dovuti all'orografia, dovuti a un territorio ampio, molto grande, e dovuti chiaramente quindi a tutta una serie di fattori demografici che conseguentemente rendono abbastanza complessa la gestione del sistema di protezione civile nella nostra regione. Questo chiaramente non vuol dire che dobbiamo arrenderci davanti a noi, anzi, guai, dobbiamo cercare di mettere su delle situazioni, dei contesti che siano quanto più funzionali, tenendo conto della realtà che il territorio vive. Ad oggi, rispetto ai contesti territoriali, così come sono intesi dalla programmazione del PON Governance, dicevo, c'è da fare qualche lavoro di affinamento, in particolare rientrare nell'ambito della provincia, far rientrare nell'ambito della stessa provincia alcuni centri cuore, così come sono stati costituiti, ma allo stesso tempo c'è anche da rivedere quello che riguarda le zone per i sistemi di allarme, perché chiaramente le zone di allerta chiaramente sono state fatte con criteri ovviamente dovuti al rischio idraulico e idrogeologico e per certi versi ancora non vanno tanto d'accordo con l'organizzazione dei cuori. Quindi su questo c'è in corso un'attività che quanto prima, nel giro di un paio di mesi, ci auguriamo possa portare al raggiungimento degli obiettivi. Nel frattempo noi, ancor prima che ci fossero i contesti territoriali, tenendo conto dei sistemi locali del lavoro, nel 2017 abbiamo messo su una progettazione che riguarda la microzonazione sismica del territorio. La Regione Sicilia sta completando l'iter per l'appalto degli studi di un piano molto impegnativo. La Regione ha impegnato 17 milioni dei fondi del POFERS, della programmazione 2014-2020, oltre alla lettera A. Ma soprattutto quello che ci tengo a dirlo, che l'impostazione di questo progetto e quindi l'individuazione dei lotti, degli ambiti territoriali per cui sono stati organizzati i comuni tra di loro, non è stata fatta così casualmente, ma ha tenuto conto fortemente, d'intesa con i colleghi del Dipartimento Nazionale che ci hanno suggerito fortemente questo tipo di scelta, tenuto conto dei sistemi locali del lavoro, in assenza di altre. Quindi la scelta dei lotti con cui sono stati accorpati i comuni è stata fatta proprio con cognizione, tenendo conto di questo tipo di discorso. Anzi, i comuni di riferimento dei contesti territoriali sono quelli sui quali siamo partiti già con il livello 3, cioè in sede di appalto stiamo prevedendo il livello 1 e conseguentemente il livello 3, per ovvi motivi che chiaramente rientrano in quella che è la politica di coesione, la politica di ottimizzazione dei contesti di cui fino ad ora abbiamo ampiamente discusso. Questi centri cuore, e concludo, quando sono stati istituiti dall'organo di governo, sono stati istituiti principalmente con tre obiettivi che voglio sintetizzare. Il primo, un'attività di prevenzione e monitoraggio che deve vedere impegnati questi contesti tutto l'anno in collaborazione con i comuni, con le province, perché la pianificazione va fatta in tutto il periodo dell'anno, tenendo conto delle realtà comunali che spesso sono anche limitate nelle risorse umane che hanno a disposizione. Quindi il cuore in qualche modo si affiancano attraverso il personale della regione per supportare i comuni della pianificazione. E qui mi rifaccio a quello che ha detto poco fa Luigi, scaturisce fortemente l'esigenza di creare un livello di pianificazione che non può fermarsi su quella comunale, e lo dimostra l'emergenza che in questi giorni stiamo vivendo nei 9 comuni del versante orientale dell'Etna. Sono 9, ma in realtà, prendendo singolarmente il piano comunale di protezione civile, viene a mancare qualcosa in questo tassello che chiaramente ci fa pensare come è davvero ormai arrivato il momento di non poterci fermare nel confine amministrativo comunale, ma dobbiamo andare oltre a livello di pianificazione se vogliamo rendere più facile poi la gestione di eventuali contesti emergenziali come quelli che si sono creati ora. Dicevo, attività di prevenzione e monitoraggio in tempi di pace, chiaramente intervento e soccorso in emergenza con tutte le altre realtà del sistema di protezione civile, e in più il supporto del volontariato, che è fondamentale sia in fase di emergenza ma anche in tempi di pace, attraverso iniziative intese alla formazione, alla sensibilizzazione del tema della protezione civile a tutti i livelli. Grazie. Sono disponibile per eventuali domande.
Grazie molte al collega Torrisi e direi di passare alla Regione Campania per comunanza sul problema del vulcanico, visto che nell'ambito del PON vi associa all'attività sul vulcanico. Sì, grazie. Allora, in relazione alla Regione Campania, noi devo dire che abbiamo aderito con grande entusiasmo alla proposta del Dipartimento di essere partner nell'ambito dell'iniziativa portata avanti per la governance. L'esperienza che abbiamo condotto sino adesso in questo diciamo anno e mezzo di rapporti istituzionali, alcune volte abbastanza intensi, è assolutamente positiva. Noi dal punto di vista istituzionale abbiamo recepito già diciamo a livello tecnico, o comunque stiamo analizzando e rapportando al contesto campano, che è un contesto un po' particolare, parlo di contesto regionale. Abbiamo recepito insomma le indicazioni del Dipartimento sui contesti territoriali, stiamo valutando anche con i gruppi di assistenza tecnica lo studio fatto per i contesti territoriali campani e i centri di riferimento. Sicuramente aderiremo con grande entusiasmo a questa innovazione, che ritengo sia importantissima per il mondo della protezione civile, anche in relazione forse a trasportare un concetto che costituzionalmente insomma è presente da tanto tempo, quello dei livelli essenziali, no? Che è stato così coniugato, anche se in questo momento forse è un argomento un po' delicato, però che ha permeato un po' il discorso del federalismo nell'ambito per esempio della sanità, con i livelli assistenza essenziali per l'assistenza, o in altri settori livelli essenziali per le prestazioni. Mi sembra questo discorso dei contesti territoriali e quindi degli standard minimi per un diciamo, parallelismo concettuale politico vada in questa direzione, che è una direzione sicuramente a cui la Campania aderisce con entusiasmo e che rende ancora più forte, secondo me, il sistema della protezione civile italiano, che poi insomma credo che sia la dimostrazione di come può esserci un'integrazione fra Stato, Regioni, Comuni, integrazione legittimata sì da presupposti costituzionali, da leggi, da delibere regionali e da accordi fra le varie parti, però operativamente che ha funzionato, e non lo può negare nessuno che funziona, vedi l'ultimo caso dell'emergenza dell'Etna, dove sono presenti da un po' di tempo tecnici campani, calabresi, verificatori sismici. Quindi diciamo rispetto al PON abbiamo un atteggiamento propositivo, entusiasta, stiamo cercando prima di sottoporre all'organo competente, quindi intraprendere il percorso della Calabria che è più avanti, quindi prima di sottoporre questa ipotesi di adozione dei contesti territoriali alla Giunta regionale, stiamo cercando un attimo di verificare alcune specificità, alcune particolarità di cui dicevo prima. Il contesto regionale è pieno, noi abbiamo delle aree, abbiamo il triangolo Vesuviano, Napoli, Giuliano in Campania, abbiamo delle aree che sono contemporaneamente, diciamo hanno una specificità molto forte insomma rispetto ad altre nel territorio nazionale, che sono caratterizzate quindi dal rischio vulcanico, che è una, conosciamo sicuramente l'emergenza, parlo sia di Vesuvio, Campi Flegrei, ma anche di Ischia, che quindi sono delle emergenze che potrebbero addirittura avere ripercussioni in ambito europeo, quindi sono emergenze particolari. E allo stesso tempo, oltre a questo rischio vulcanico, hanno un fattore di densità di popolazione che è estremamente significativo, che credo, ne abbiamo parlato spesso con Fabrizio Bramerini, con Giuseppe Naso, che possa anche andare al di là dei sistemi locali sul lavoro, diciamo quello che è stata la base Istat per la derivazione della metodologia dei contesti territoriali, perché a noi più che la popolazione, diciamo forse poi il problema della protezione civile, questo ha dimostrato nei tempi, anche se fortunatamente negli ultimi anni abbiamo avuto qualche emergenza idrogeologica di un certo rilievo, insomma, o comunque tale da diventare livello C, livello nazionale, tipo l'alluvione di Benevento, il terremoto di Casamicciola, ma diciamo altre grosse emergenze fortunatamente vulcaniche e sismiche forti non ne abbiamo avuto, però pensiamo appunto che il fattore campano di densità di popolazione, di presenza del rischio vulcanico, di attività di pianificazione nazionale in relazione al rischio vulcanico, quindi Vesuvio, Campi Flegrei, in cui la regione sta approfondendo uno sforzo enorme per cercare di fungere come costituzionalmente
deve, da anello di congiunzione fra Stato e Comuni, e sappiamo, ecco, qua c'è il collega Rampino che si sta occupando insieme al Dipartimento, sappiamo che non è facile, no? Poi mettersi tra comuni che diciamo danno questi servizi essenziali al territorio e lo Stato che dà gli indirizzi e le indicazioni su come poi organizzarsi, diciamo. E quindi ci sono delle specificità che ci rendono un po', stiamo però finendo di vagliare questa proposta del Dipartimento, essendo una metodologia trasparente, come abbiamo visto oggi, trasparente, oggettiva, sicuramente sarà recepita. Magari ci saranno solo delle necessità di ulteriori condivisioni su alcuni aspetti discrezionali che non vogliono assolutamente inficiare la riproducibilità della metodologia e la scientificità, però vogliono far rappresentare che la Campania è particolare, che Napoli è una questione a sé, anche dal punto di vista della difficoltà, del traffico, di un indice, diciamo, fra infrastrutture disponibili e persone che potenzialmente occupano quelle infrastrutture nella fascia mattiniera, insomma, un indice che sicuramente sarà diverso da tutti quelli italiani, diciamo, quindi da un sistema di pendolarismo che si riversa su una città che ha già tanti problemi ed ha caratteristiche non solo di lavoro inteso come attività quotidiana, ma di tante altre componenti turistiche, eccetera, che influiscono molto sul livello di qualità della vita, della collettività e quindi dei servizi essenziali. Quindi da questo punto di vista sicuramente abbiamo tratto un grande beneficio da poter confrontarci e recepire lo studio che il Dipartimento poi ho visto ha fatto per altre regioni e dalla possibilità di trasferire nel sistema di protezione civile campano che si è sviluppato, adesso ci siamo strutturati, ci sono i colleghi con me stamattina a Campobasso, che la dottoressa Claudia Campobasso che dirige lo staff di protezione civile, emergenza e post emergenza, il collega Celestino Rampino che dirige l'ufficio di pianificazione della protezione civile, io ho in titolarità il centro funzionale, quindi la protezione civile in questi tre aspetti sicuramente trarrà un beneficio, quindi centro funzionale, pianificazione, emergenza e post-emergenza trarrà un beneficio, la protezione civile campana trarrà un beneficio enorme dai risultati già ottenuti e che secondo me sono di una valenza, insomma, non solo scientifica, istituzionale notevole, riuscire a introdurre questo concetto e a renderlo diciamo applicabile a tutta Italia, insomma, fa il paio con quello che dicevo prima, che la protezione civile secondo me è il sistema integrato migliore federale che c'è sempre stato e veramente poi rappresenta, credo, diciamo una bella attività istituzionale, un servizio. Un'ultima poi riflessione, poi ovviamente sono a disposizione per le considerazioni specifiche su quello che abbiamo fatto nell'idrogeologico, nel sisma vulcanico, vabbè, rimanderei, ma sono a disposizione di chiunque. Mi premeva riempire questo spazio solo con queste considerazioni di carattere generale. E un'ultima considerazione che volevo fare per riabbracciarmi al discorso che ho trovato estremamente interessante di Luigi D'Angelo, diciamo in prospettiva per il carico che poi avremo noi come regioni, perché io pure storicamente ho sempre vissuto da Sarno in poi questa concorrenzialità, io non la chiamerei mai conflitto, quindi concorrenzialità da parte della prefettura o comunque rispetto al ruolo regionale, siamo in Campania per fare un esempio che credo sia pertinente e comunque possa essere rappresentativo rispetto al futuro del PON, il problema dei COM la regione non l'ha mai affrontato in ragione di una, diciamo, di una prerogativa che comunque è giusto forse che i prefetti poi hanno reclamato perché non facendo niente, diciamo, e i COM sono stati diciamo istituzionalizzati con ordinanze prefettizie ma su base assolutamente, diciamo, è stato il criterio delle ASL, il criterio, ovviamente la protezione civile mutua da storicamente, no? Noi mutuiamo, andiamo in parallelo con la sanità. Allora, sulla base delle ASL c'era la necessità di creare, ed è quindi questo il concetto, non c'è stata proprio un'interazione con la regione, non c'è stato un inserire nei COM dei concetti sul rischio idrogeologico, sulla densità di popolazione, sulla raggiungibilità, tutte cose che ho visto sono assimilate benissimo nel concetto di contesto territoriale e quindi anche appunto rifacendo al discorso degli ambiti territoriali organizzativi ottimali, penso poi possa essere tutto, cioè per noi sarà difficile, ci impegneremo al massimo. Lo Stato dovrà rendere possibile ovviamente quello che diceva prima Italo, che oltre alla sussidiarietà che diciamo secondo me in protezione civile è proprio l'ambito ideale
da far vedere nelle scuole quando si fa educazione civica, dove viene veramente applicata la sussidiarietà, no? In tutto per tutto, oltre alla solidarietà e al volontariato, tanti buoni propositi e buoni sentimenti, però dovrà essere anche coniugata l'adeguatezza, e noi siamo pronti a recepire qualunque indice ottimale di contesti territoriali ottimali, o comunque l'ICT, voglio dire l'ICT, mi sono spiegato, insomma, però per far sì che vi sia anche l'adeguatezza abbiamo necessità che lo Stato sia presente anche finanziariamente, perché la Regione Campania, ma come credo che molte altre regioni, vive un grosso problema di finanziario, di risorse appostate ordinarie, non straordinarie, per la protezione civile, per tutte le attività. Noi stiamo cercando, ecco, con i colleghi dirigenti di dare piena attuazione al decreto, non noi, stiamo cercando di sensibilizzare l'autorità politica a dare piena attuazione al codice della protezione civile, al decreto legislativo 1/2018, perché in Regione Campania è necessario appunto che l'autorità politica provveda più presto a riorganizzare, a rendere appunto adeguato il sistema affinché possa svolgere la sua funzione di sussidiarietà insieme allo Stato. E quindi il nostro impegno, diciamo, che ci sarà sicuramente nell'ambito del PON, nell'ambito della direttiva, la post 1099, quindi questa che il Dipartimento farà in attuazione del codice per gli ambiti territoriali ottimali, ci impegneremo, ovviamente dovranno esserci anche delle risorse e delle condivisioni quantomeno di politiche con il Dipartimento, no? E con la Commissione speciale. Poi sono stato molto lungo, mi scuso, però ci tenevo a dare un po' di concetti generali. Poi se c'è possibilità vi dico tutto quello che potete sapere, diciamo, sulla campagna. Grazie. Grazie a Mauro Biafore, e passiamo alla Basilicata con la collega Liliana Santoro. Buonasera a tutti e grazie dell'opportunità di questo intervento. Noi siamo gli ultimi, diciamo, a essere entrati nel gruppo del programma operativo nazionale, e siamo stati molto contenti di questa opportunità perché l'uscita del nuovo codice ci ha posto nella situazione di dover rivedere sia i nostri strumenti di programmazione e la nostra organizzazione. Partiamo da una situazione un po' differente, perché abbiamo evidentemente una storia differente rispetto alle altre regioni, non fosse altro dal punto di vista sismico, e quindi abbiamo un piano regionale di protezione civile approvato con delibera del Consiglio regionale nel lontano 2005, dove sono indicati un piano molto avanzato nonostante il tempo trascorso, ben indicati le tipologie di rischio e l'organizzazione territoriale della nostra rete, che prevede una serie di COM, come è d'obbligo, 17, 15 territoriali e 2 legati ai capoluoghi di provincia. Abbiamo solo 2 province, Potenza e Matera. E giusto per dare qualche dimensione, noi siamo la regione con l'indice di densità più basso d'Italia, e i nostri COM oggi servono una popolazione che per 2 supera a stento 50.000 abitanti, 2 di questi 15 sono al di sotto dei 20.000 abitanti, ovviamente fatevi conti delle fasce intermedie. Quindi lo abbiamo strutturato d'intesa con le prefetture che avevano già individuato, prima del sisma del Lago Negrese del 98, 5 ambiti territoriali COM, 3 in provincia di Potenza, 2 in provincia di Matera, ma questa organizzazione, così messa alla prova appunto da questo evento sismico, non ha consentito la velocizzazione delle attività di verifica delle infrastrutture o di primo intervento, avendo dei tempi di percorrenza che superava l'ora e mezza. Quindi noi ci siamo dati, per l'individuazione di questi 17 COM, un indice di distanza ben inferiore rispetto alla direttiva della protezione civile del 2015, concedendoci un tempo di intervento di mezz'ora, quindi 30 minuti sono per noi il tempo di intervento nell'area
diciamo, di dove è accaduto l'evento, e questa suddivisione è stata progettata d'intesa con le prefetture, che ne hanno fatto proprio decreto, quindi in occasione di questo piano. E la metodica di programmazione, di individuazione di questi ambiti è partita dalla distanza che vi ho raccontato, perché avevamo avuto questo precedente così significativo, ma ha tenuto conto di una modalità di programmazione che noi abbiamo già da lungo tempo sperimentato, per cui ci sono due piani che sono per noi basilari in tutte le attività che poniamo di pianificazione e programmazione regionale: la rete scolastica e la rete sanità, dei servizi sanitari. Questi due elementi per noi sono da guida rispetto ad altri strumenti di pianificazione e di programmazione, anche per la programmazione di dettaglio, per esempio, dei fondi comunitari. Noi ci siamo sempre mossi così, individuando sul territorio degli ambiti di programmazione, diciamo, terminali, che comunque avevano ambiti comuni appunto al servizio sanitario, alla rete scolastica. E quindi c'è una modalità di operazione, di operare congiunta tra i comuni, in un certo qual senso storicizzata. E, rispetto alla protezione civile, quindi, questo ci ha consentito di individuare, come dicevo, i COM, ma ancora non ci ha consentito di fare il passo successivo, che è quello della programmazione d'ambito, dove pure vorremmo arrivare. E per fare ciò stiamo utilizzando diversi strumenti. Ecco perché in questo momento per noi questo tipo di organizzazione, la possibilità di partecipare al programma operativo nazionale è un'occasione ghiotta. E dicevo, tra i vari strumenti che stiamo provando a mettere in campo per spingere le amministrazioni comunali, che sono 131, non sono poche, e che spesso lamentano la possibilità della turnazione del responsabile locale della protezione civile, perché hanno pochi dipendenti, potete immaginare le dimensioni, abbiamo comuni anche di 300 abitanti, per farvi l'esempio, è appunto quello di suggerire di programmare insieme, convocandoli sempre nelle nostre riunioni periodiche per ambiti, diciamo, per COM, organizzando il supporto che le organizzazioni di volontariato danno ai territori, sempre per COM. Quindi noi, per esempio, stipuliamo convenzioni annuali e abbiamo associato le organizzazioni di volontariato ai comuni per COM. Quindi cerchiamo di spingerle, e stiamo immaginando anche di dare i contributi per l'aggiornamento dei piani che erano già previsti in questo nostro piano regionale, la cui redazione era già prevista lì, in funzione proprio della programmazione congiunta, perché altrimenti le risorse per far fronte agli interventi, ma anche alla presenza fisica dei funzionari, non ce le hanno, e anche per noi comincia a diventare un problema assistere anche economicamente diciamo, i territori da questo punto di vista. Quindi questo per noi è un elemento chiave in questo momento. Grazie. Bene, allora completiamo questo primo giro di tavolo con il collega dottor Mennero Giro della Regione Puglia, che è un profilo tecnico-politico e quindi ci potrà dare anche una chiave di lettura un po' più vasta. Questo incontro importante, perché il confronto credo che sia elemento essenziale sul quale poi misurare la propria capacità di efficienza e la propria capacità operativa di tutto il sistema di protezione civile e regionale, di ogni regione. Io, diciamo, non sono un tecnico, per cui mi scuserete se non utilizzerò termini tecnici, perché presiedo il Comitato Permanente Regionale di Protezione Civile della Puglia, ma devo dire che da questo punto di vista, cioè dal punto di vista politico, questo mondo si vive e si vede in un'altra maniera, cioè fa emergere ancora di più i punti di criticità del sistema politico rispetto al sistema
di protezione civile in senso stretto. Che cosa voglio dire? Voglio dire che, per esempio, il metodo di lavoro che voi avete adottato con il PON, di cui vede protagonista anche la Puglia insieme agli altre quattro regioni, è un metodo di lavoro corretto, perché si mettono insieme più istituzioni, più livelli istituzionali che si confrontano e nello stesso tempo individuano delle procedure che standardizzano degli eventi che interessano poi il cuore del sistema di protezione civile di ogni regione. E quindi questo è, secondo il mio punto di vista, il metodo corretto di lavorare. E scendendo ancora più in fondo, per il compito che è stato affidato, l'obiettivo è stato affidato alla Puglia, cioè quello di individuare delle linee guida per la redazione dei piani comunali di protezione civile, ecco, quello è l'altro punto di criticità che io ho riscontrato. Noi in Puglia abbiamo 258 comuni, uno diverso dall'altro, interessati da diverse tipologie di rischi. Noi ospitiamo tutti i rischi possibili nella nostra regione, per cui abbiamo una esperienza multirischio, multidisciplinare, e la criticità che io ho riscontrato, ma penso che sia un po' comune a tutte le altre regioni, è quella di avere dei piani comunali di protezione civile l'uno diverso dall'altro, fatti con metodologie diverse, anche con terminologie diverse, e in alcuni casi considerati anche in modo diverso. Alcuni comuni considerano il piano comunale di protezione civile come un atto amministrativo e non uno strumento di prevenzione o di pianificazione dell'emergenza. Quindi, ecco, quell'obiettivo che è stato affidato alla Puglia in questo progetto è un obiettivo che ci vede altamente impegnati, perché noi siamo molto motivati a raggiungere l'obiettivo di standardizzare gli scenari di intervento e di rischio di tutti i comuni, in modo tale da omogenizzare questi scenari all'interno dei piani comunali, perché quello è l'anello debole. Se noi non rafforziamo quell'aspetto, tutto il lavoro che possiamo fare sui livelli sovracomunali può essere vanificato. Quindi diceva bene Luigi D'Angelo quando parlava di una protezione civile più avanzata, no? Quella di ambito, di area vasta, diceva bene, perché quello è il punto a cui bisogna tendere. Non è più possibile, come dire, gestirsi i rischi in proprio, nelle proprie mura cittadine. Questo non è più possibile, anche oggettivamente. Però, ecco, prima di fare quel passo, la fase più importante, più necessaria, è quella di revisionare tutti i piani comunali di protezione civile sulla base di alcune linee guida comuni a cui fare riferimento. E noi abbiamo fatto questo lavoro, l'abbiamo fatto in riferimento al rischio idraulico e idrogeologico. Abbiamo individuato 5 comuni che hanno 5 tipologie di rischio idraulico diverso. Uno è il comune di Peschici, che ha anche, diciamo, pagato un prezzo tempo fa per la sua criticità proprio rispetto al rischio idrogeologico e idraulico. Quindi Peschici per i corsi d'acqua a carattere torrentizio, Castellaneta perché è interessata da corsi d'acqua a carattere fluviale, Ostuni, che ha un'altra tipologia di rischio idraulico perché è interessata da corsi d'acqua in ambito carsico, Torre Maggiore invece ha degli invasi artificiali a valle e quindi rappresenta un'altra tipologia di rischio idraulico. Per finire, nel Salento abbiamo individuato il comune di Scorrano, che è interessato da corsi d'acqua a carattere endoreico. Quindi
tutte le fattispecie di questo rischio sono state analizzate, sono state definite nelle loro particolarità e quindi che cosa è stato fatto? E questo è l'altro modello o di metodo di lavoro che credo debba essere privilegiato, che è quello di adottare un sistema partecipativo, tendere la mano, avvicinarsi ai luoghi, ai comuni che sono interessati da questi rischi e analizzare bene con delle schede che noi abbiamo distribuito per la valutazione dei punti di osservazione, dei punti di criticità e del rischio. Quindi abbiamo chiesto un ritorno da parte dei comuni a cui abbiamo dato queste schede, abbiamo dato il compito di compilarle, alcune cose andavano bene, altre mancavano, abbiamo cercato di integrare questo tipo di lavoro ottimizzandolo e coinvolgendo tutte le strutture, quindi i servizi, gli uffici tecnici, i servizi sociali, l'ufficio anagrafe. Questo lavoro ha l'obiettivo di, appunto, come dicevo all'inizio, di standardizzare gli scenari di rischi e di eventi e questi dati alla fine dovranno essere contenuti in una grande piattaforma, una piattaforma telematica, informatica, regionale, che verrà messa a disposizione non solo dei comuni ma anche della sezione regionale di protezione civile, quindi della sala operativa o dei centri funzionali, e un'altra cosa importante, verrà messa a disposizione anche dei cittadini, perché alla fine se noi non riusciamo a congiungere la conoscenza e la consapevolezza dei rischi dei cittadini con questi dati, tutto il lavoro che facciamo può essere vanificato. Quindi questo è il lavoro che noi abbiamo fatto, siamo in fase, credo, siamo in linea con i tempi e con i compiti che ci hanno assegnati. Che cosa abbiamo fatto in più? E qui la politica, l'intervento della politica. Abbiamo predisposto dei bandi, quindi quando si parla di protezione civile non si può non parlare di risorse finanziarie, altrimenti diventa tutto solo un ragionamento teorico. Abbiamo predisposto dei bandi di formazione, abbiamo predisposto dei bandi per finanziare i comuni al fine di aggiornare i piani comunali di protezione civile, dopo aver predisposto le linee guida regionali, e quindi abbiamo incanalato il nostro sistema su due binari: aggiornamento e revisione dei piani comunali di protezione civile e una dose massiccia di formazione, perché noi siamo convinti che se dall'altra parte, dall'altro capo del telefono, non risponde un sindaco, un delegato del sindaco, dell'ufficio tecnico o che sia il comandante dei vigili, che sia in grado di interpretare quello che sta accadendo, di applicare quello che è scritto nel piano comunale di protezione civile, tutto può essere vanificato e i danni possono essere più elevati di quelli che si potevano verificare. Quindi una formazione mirata agli amministratori, ai tecnici, e un altro tipo di formazione che ha come obiettivo quello di creare la cultura della prevenzione, quindi attraverso le scuole. Abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con l'ufficio regionale scolastico e per somministrare alle nostre 700 scuole pugliesi dei programmi di protezione civile, di formazione di protezione civile per tutti i gradi scolastici. Quindi lo abbiamo modellato in base ai ragazzi, agli alunni a cui ci rivolgiamo. Quindi questo è il lavoro che noi abbiamo impostato, che è collegato al tema centrale di cui si sta parlando oggi, ma che secondo me non può essere sganciato da politiche di protezione civile. Io penso che in questi anni
la protezione civile sia stata un po' sottovalutata dalla politica. Anziché essere centrale a un'attività di governo, perché è un'attività che attraversa quasi tutti gli ambiti di governo regionale, è stata relegata a una funzione di serie inferiore, anzi quasi una rogna viene considerata negli ambienti politici. Io penso invece che se utilizzata bene, se utilizzata come strumento di programmazione, di pianificazione, può diventare non solo utile alle finalità specifiche, ma può essere utile anche a tutti i livelli di pianificazione che un ente regionale può fare. Tra l'altro la Regione ha le funzioni di programmazione e pianificazione, quindi potrebbe ottimizzare l'utilizzo di questo strumento nel campo dell'urbanistica, della sanità, della formazione, dell'agricoltura. Insomma, io credo che vada rivalutata da parte della politica e va rivalutata anche in relazione alla formazione del bilancio, perché come dicevo prima la protezione civile si fa con le risorse finanziarie e quindi nei bilanci deve esserci una predisposizione, una previsione di risorse finanziarie adeguate per rafforzare la parte della previsione e della prevenzione, perché lo sapete meglio di me, voi siete tutti esperti, la previsione costa meno dell'emergenza, della fase post-emergenza, quindi è anche diciamo, dal punto di vista ragionieristico conveniente puntare su questa strada. Però ecco, quello che si deve fare, secondo me, è aumentare la sensibilità di questa materia importante che fa parte della vita di tutti i cittadini, della vita quotidiana di tutti i cittadini, e che non può venire alla ribalta solo quando c'è un'emergenza e si accendono tutti i riflettori e tutti fanno la corsa a mettersi la giacca della protezione civile. Io non l'ho messa quasi mai, anche se posso farlo, ma non lo faccio per rispetto di coloro i quali lavorano ogni giorno per la nostra protezione civile, che ringrazio sempre tutte le volte che ne ho la possibilità. Quindi io credo che la strada che è stata imboccata con questo strumento è quella giusta. La politica deve fare la propria parte, deve ricongiungersi su questo livello di interpretazione e di approfondimento di tutti gli aspetti di protezione civile che dovranno diventare punto centrale delle politiche di governo a qualsiasi livello. Grazie. Bene, grazie. Abbiamo terminato questo primo giro di tavolo. Credo che si possa registrare una condivisione e una soddisfazione da parte delle 5 regioni interessate rispetto alle attività portate avanti con il PON. Non sono mancati stimoli, diciamo così, a fare di più e meglio. Però credo che sentire appunto che ad esempio la Basilicata ha il problema della bassa densità dei COM e la Campania ha il problema dell'alta densità dei COM abbia creato, come dire, un campione utile per testare le metodologie che con il PON sono state messe in campo. E quindi chiaramente questa nuova governance che con il PON viene messa in campo credo che abbia avuto oggi un primo collaudo che fa ben sperare. Mennea ci diceva appunto anche di questa questione dei bilanci, di avere risorse. Ma noi abbiamo appunto detto che una delle logiche, degli obiettivi del PON governance è quello di utilizzare al meglio le poche risorse disponibili, perché sappiamo tutti che
uno dei grossi problemi è quello sì di avere delle risorse, ma anche di avere dei progetti cantierabili in tempi rapidi per utilizzare al meglio le risorse disponibili, perché le risorse ci sono, si registra una difficoltà di spesa per mancanza di progettazioni solide. Oggi avere invece un progetto che viene chiesto perché aumenta l'indice di operatività di un contesto territoriale per gestire un'emergenza, come dire, ha una finalità individuata a monte che dovrebbe rendere più facile il percorso di finanziamento, fermo restando che di quel progetto ne va fatto una progettazione esecutiva e disponibile. Però è chiaro, sono tutti spunti molto interessanti che saranno tenuti in considerazione. Proprio in virtù appunto di questa proposta, che poi si allarga a un contesto nazionale nell'ottica di lavorare sugli ambiti territoriali ottimali, io vorrei chiedere ai colleghi di altre regioni non destinatarie in prima battuta dell'attività del PON se vogliono intervenire e portare un loro primo contributo rispetto a quello che hanno ascoltato nella giornata di oggi. Non so se c'è qualcuno. Veramente, scusa Italo, solo appunto per rimarcare il fatto che dovremmo guardarli ora sia in termini di governance, cioè chi fa che cosa all'interno degli ambiti, e anche in termini di presidi fissi sul territorio, quindi superare un po' la logica del COM, che è quel luogo dove forse poi andremo in caso di emergenza, ma immaginare che lì ci sia qualcosa. Mi fa piacere appunto che sia stato ampiamente ribadito il fatto dell'aspetto finanziario. Perché se da un lato... Ah, scusate, no, mi faceva piacere che appunto il dottor Menea avesse ribadito il fatto finanziario, nel senso che è chiaro che per certe cose è necessario allocare delle risorse. Allora, il PON governance ci aiuta da un lato a utilizzare meglio risorse che ci arrivano anche da strumenti diversi, come appunto faceva cenno Italo, ma dall'altro lato ci deve anche stimolare ad indirizzare le risorse, a questo punto non solo il PON governance, ma le direttive che andremo a fare, ad indirizzare le risorse negli ambiti proprio per dare la giusta resilienza al territorio. Sì, no, rompo il ghiaccio così. No, io, Tiberi, Regione Marche, Protezione Civile. Io mi sono segnato su questa, faccio parte chiaramente di quelle regioni che non fanno parte di questo progetto POM, ma che sono estremamente interessate affinché questo discorso su una rivisitazione del territorio in maniera più complessa, magari più allargata, può essere una chiave di lettura molto interessante. Tra i pro che mi sono segnato, che penso finalmente liquidiamo i COM, era un discorso che Zamberletti si era messo in testa già da tempo, per cui se riuscissimo a mettere in soffitta questo discorso di questi baluardi, queste bismarck che non affondano mai dei COM, potrebbe essere una cosa positiva. Dall'altra parte, tra i contro dico l'attività delle prefetture, come qualcuno accennava prima, che ad esempio nella mia regione alcune prefetture addirittura hanno fatto incontri per ridefinire la collocazione dei COM, addirittura chiedendo ai comuni la disponibilità di locali e quant'altro idonei a questo. Per cui e questo è una di quelle cose che poi il progetto dovrà definire bene il perché. La pianificazione a livello territoriale, soprattutto per le piccole amministrazioni, può essere su un discorso territoriale più vasto sicuramente molto più interessante. Questo qui è innegabile, soprattutto quanto gli accadimenti sono di una certa criticità. Non mi riferisco ad eventi di un certo tipo localizzati molto a livello territoriale, mi riferisco purtroppo a quelle che ormai
accadimenti di carattere meteoclimatico o sismico o quant'altro sono all'ordine del giorno, per cui pensare che un comune di 2-3 mila abitanti riesca mi trova d'accordo. Mi trovo d'accordo anche il discorso di mettere a regime forze e risorse, perché effettivamente quello che si diceva prima, non tanto per la disponibilità economica, perché poi questa la vedo come secondo problema, proprio sapere quanti materiali, mezzi, risorse umane abbiamo su un determinato contesto, e questo già non è una cosa da poco, perché certe volte si fa fatica. Poi invece abbiamo quella che è la realtà di oggi. La realtà di oggi è avere una situazione sui piani comunali difficoltosa certamente a far passare. Noi ancora la risposta che abbiamo sul territorio, penso molte regioni potranno avere, è la conoscenza diretta del tecnico, dell'amministratore, del vigile urbano del posto, che ci può dare in una notte, alle 3 di notte, una risposta sull'immediato di quello che succede. E su questo noi ci appoggiamo, cercando di far confluire su quel territorio, su quel piccolo territorio di... Anche perché, questo mi rivolgo al Dipartimento, qui c'è un cambio epocale della piramide che quella volta Elvezio Galanti aveva disegnato, in cui lo Stato, il Dipartimento, la Regione, la provincia c'era quella volta, e il Comune. Questo discorso territoriale lo vedo bene, ma dobbiamo ancora capire dove va inserito. Dove va inserito e le funzioni che si pone tra il sindaco, che è ancora il baluardo, che se ne dica, io ancora sarò un eretico su questo, ha poteri, ma soprattutto responsabilità giuridiche sul territorio che ancora sono tutte del sindaco. Lorenzo Alessandrini ancora ci viene a fare giustamente delle bellissime sedute ai sindaci che escono fuori con la depressione acuta, in cui gli elenca tutte le responsabilità e i procedimenti a capo di un'amministrazione. Per cui è quella ancora la realtà giuridica che noi abbiamo sul territorio, per cui... E non vorrei che un qualcosa che diciamo di livello subprovinciale ma supercomunale faccia pensare a qualcuno che quelle responsabilità se le accoli qualcun altro sul limbo tra il livello provinciale e a livello comunale. Questo mi spaventa un po', perché noi in maniera stiamo facendo gli studi di microzonazione, diciamo ai tecnici incaricati: siccome non vi diamo il ribasso sulle parcelle che stabilite, come valore aggiunto mi fate l'adeguamento dei piani di protezione civile. Siamo riusciti con gli ordini di tutti, geologi, ingegneri, geometri, in qualcosa di assurdo, non è stato criticato a livello nazionale dagli organi di controllo, per cui tu mi fai, finito lo studio, mi fai col comune l'adeguamento del piano di protezione civile. Ed è una cosa abbastanza, però vi garantisco che qualcuno lo diceva, i piani molte volte sono vari e variegati, con un livello di conoscenza alcuni estremamente definito, altri ancora meno. Questo vorrei, e concludo, che poi le responsabilità in capo all'amministrazione fossero, capite bene, forse Luigi l'hai detto, che questo non sostituisce i piani comunali, però bisogna che lottariamo veramente in maniera oculata per dire facciamo un qualcosa di più, di meglio, e poi vorrei capire questo sistema intermedio chi lo gestisce, chi lo coordina e come viene organizzato. Grazie. Bene, non so se c'è qualcun altro, ringrazio il collega della Regione Marche che... È la controprova che la Regione Marche, che è una delle virtuose negli studi di microzonazione sismica della legge, del decreto Abruzzo, ha già consolidato discorsi che poi sono stati oggetto del PON, proprio perché con il PON, come abbiamo detto, abbiamo solo esportato modelli che già erano nati in ambito di attività di microzonazione sismica. Non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire, che la cosa sarebbe molto gradita ovviamente. Se no chiederei agli altri che sono presenti in sala se vogliono portare un contributo rispetto a quello che si è detto oggi.
Prego. Se cortesemente vi... Grazie. Allora, buongiorno. Io sono Maria Ioannilli, sono una docente della facoltà di ingegneria, facoltà, non esistono più le facoltà, comunque di ingegneria di Tor Vergata. Mi occupo di governo del territorio e di prevenzione del rischio territoriale e sono una delle reviewers, tra l'altro, del PON per, diciamo, gli aspetti di pianificazione. Allora, ho pensato di fare questo intervento in particolare per sfruttare l'occasione che è troppo ghiotta, cioè di avere qui le regioni presenti, diciamo, ad affrontare questa questione. Non farò un intervento molto lungo, però ci sono un paio di cose che mi preme di dire. E la prima delle cose che vorrei osservare è parte dal titolo del PON. Allora, lì c'è scritto protezione civile verso una governance più forte per la riduzione del rischio. In realtà il titolo del PON è una migliore governance per la riduzione del rischio in una prospettiva di protezione civile. Questo ha un significato, secondo me, molto importante, perché secondo me poi condiziona tutti i ragionamenti che sono stati fatti finora e che nel PON hanno trovato comunque occasione di confronto e che sono ragionamenti che portano poi a dare delle risposte, per esempio sulle considerazioni che sono state fatte a proposito dei contesti territoriali. Ora, io personalmente ritengo che riduzione del rischio in una prospettiva di protezione civile, e questo lo dico anche tenendo conto di quello che è il nuovo codice di protezione civile, significa pensare a qualcosa che permetta di effettivamente minimizzare il rischio, ma in una condizione di evento che, come dire, sta lì per accadere. Quindi parliamo di, diciamo, un intervento di riduzione del rischio di tipo operativo, quindi in prossimità di un evento che sta per accadere, se siamo capaci di prevederlo, e quindi il problema del monitoraggio, possiamo fare in modo che il pericolo sia un po' più contenuto, un'esondazione per esempio, possiamo intervenire sugli argini. Ovvero, quando un evento come il sisma accade, possiamo ridurre il rischio se siamo molto bravi nella gestione operativa dell'emergenza per portar via la popolazione, per fare in modo che i beni vulnerabili risultino minimamente esposti per il tempo minimo possibile al pericolo che si è manifestato. La verità è che se volessimo parlare di prevenzione del rischio territoriale dovremmo avere un altro tavolo, che non è quello della protezione civile ma è quello del governo del territorio, quindi apriremmo un'altra porta. Ma perché dico questo? Perché se questa mia valutazione fosse corretta, allora questo vorrebbe dire che l'intuizione felicissima, secondo me, del PON, che è quella di affermare finalmente che la pianificazione degli eventi calamitosi, in particolare quelli di severità considerevole, il PON si intitola a rischio sismico, vulcanico e idrogeologico, quindi stiamo parlando di eventi di una certa severità, non può più essere affrontata con modelli di pianificazione che mettono al centro le entità amministrative costituite dai comuni. Perché? Perché in realtà noi abbiamo, diciamo, una configurazione territoriale in cui i comuni molto spesso sono delle entità piuttosto minute, e quindi per avere delle risposte che hanno difficoltà non soltanto di tipo economico, molto spesso hanno scarsità di risorse tecniche, umane, quindi di conoscenza. Quindi questa affermazione così importante che effettivamente bisogna copianificare per affrontare in maniera efficiente gli eventi severi è una, intuizione molto importante. Però se la prospettiva di riduzione del rischio in una logica di protezione civile fosse quella che io ho detto prima, questo significherebbe pensare ai contesti territoriali con una finalità molto specifica, cioè i contesti territoriali dovrebbero essere quegli ambiti che effettivamente sono capaci di rendere massimamente efficace ed efficiente la risposta in emergenza. Questo dovrebbero essere. Quindi ottimo il ragionamento che ha fatto la Regione Basilicata,
e cioè ambiti rispetto ai quali quando si interviene in emergenza si è sicuri di poter dare una risposta che ottenga quel risultato di ridurre il rischio. Però se la cosa è questa, tutto il ragionamento, i vari ragionamenti che ho sentito fare sulla pianificazione comunale dovrebbero essere rivisti completamente, perché se noi affermiamo che c'è una gerarchia della pianificazione di emergenza, vuol dire che noi stiamo dicendo che a livello comunale, per esempio, una revisione dei piani di emergenza comunale... No, mi scusi, nessuno parla di gerarchia tra le pianificazioni, perché non no. può esserci una gerarchia. Aspetti, aspetti. Adesso sono d'accordo, infatti questa, come dire, è una proposizione che io continuo invece a proporre, perché la verità è che se per gli eventi severi noi pensiamo che la cooperazione sia vincente, questo vuol dire che per gli eventi che vengono gestiti a livello locale noi non possiamo più continuare a pensare che ci sia una pianificazione che abbia lo stesso contenuto della pianificazione d'ambito. Perché in realtà pensare che ancora oggi, magari come prima qualche rappresentante della regione proponeva, cioè facciamo gli studi di microzonazione sismica e facciamo l'aggiornamento dei piani comunali utilizzando modelli di pianificazione comunale che continuano a prevedere che a livello comunale debbano essere garantite le disponibilità di tutte quante quelle risorse strutturali, e cioè le aree, le viabilità, cioè l'area di ammassamento a livello comunale non sempre deve essere garantita, se è vero che l'amministrazione comunale si occupa di gestire l'evento locale e che l'evento severo viene gestito a livello d'ambito. L'area di ammassamento, ma anche le aree d'accoglienza, ma anche la viabilità deve essere, come dire, pensata a un livello che evidentemente non può più essere autoconcluso, cioè quello del comune. E questo significa che, volente o nolente, quindi con un percorso che ancora deve essere fatto evidentemente, anche a livello normativo, volente o nolente, una strutturazione per livelli della pianificazione d'emergenza bisognerà pur farla, perché altrimenti i comuni, io tra l'altro adesso rivesto anche il ruolo di amministratore perché sono assessore all'ambiente al comune di Tivoli, comune di 50.000 abitanti, 56.000 abitanti, ma non è pensabile che il comune di Tivoli debba garantire la disponibilità di risorse che sono evidentemente destinate a gestire eventi di livelli che non sono quelli nella disponibilità dell'amministrazione. L'ultima cosa, ovviamente anche questa la dico come provocazione, tutti i ragionamenti aperti, questi ragionamenti che io faccio poi devono fare i conti con il nuovo codice della protezione civile e la riaffermazione che in realtà la pianificazione d'emergenza si chiude nei confini amministrativi. Il ruolo del prefetto, così come è disegnato all'interno del nuovo codice, riafferma in linea generale che effettivamente la pianificazione di emergenza, la pianificazione di protezione civile, come viene definita nel codice, deve essere chiusa nei confini amministrativi. Ma vi invito a riflettere su che cosa può significare e che cosa da certi punti di vista ha significato il caso in cui accada un evento che coinvolge, un medesimo evento, che coinvolge ambiti appartenenti a più province. Vi immaginate l'intervento, il terremoto della Matrice, è quello che abbiamo avuto in casa. Quindi mi pare che, come dire, il disegno generale sia effettivamente innovativo, coerente e foriero di prospettive molto positive, però mi pare che il problema, diciamo, della governance di questo nuovo modello, che vede come fatto strutturale la copianificazione a livelli che travalicano i singoli confini comunali e che sono gli unici che veramente noi abbiamo conosciuto in maniera diffusa, poi ci sono state regioni che magari hanno fatto, però insomma sono gli unici livelli che noi abbiamo conosciuto veramente profondamente nel nostro paese, beh, richieda invece che si continui a ragionare su nuove forme di governance della tematica e quindi per l'appunto non parliamo di gerarchia della pianificazione, però che dei livelli
di pianificazione diversi, con forme di governance diverse e con responsabilità che forse non possono essere lasciate in capo ai soggetti amministrativamente identificati, credo che sia un percorso che vada effettivamente fatto. Scusate la lunghezza. Niente, grazie. Grazie. E poi il professor Menduri voleva intervenire, però soltanto una piccola reazione a quanto lei ha detto. Non ho capito se l'intervento era positivo o negativo, ha detto una serie di cose, però un intervento aperto positivo, diciamo. Lo dice positivo, lei dice positivo, ok. Sì, sì. Io dico un intervento aperto, però alcuni temi sono, diciamo, in qualche modo vanno ribaditi, nel senso che non può esistere una gerarchia della pianificazione, perché il comune, ancorché piccolo, a nostro avviso, e parliamo di pianificazione di protezione civile, ancorché piccolo, deve trovare una modalità attraverso la quale gestisce le proprie risorse. Se lui non pianifica sulle proprie risorse, non avrà mai la possibilità di chiedere a chi gli sta sopra cosa gli potrebbe occorrere in caso di emergenza. Quindi l'approccio del singolo comune nell'ambito del proprio territorio va fatto. È chiaro che però tantissime cose, magari il 99% delle situazioni, travalicano quel piccolo comune, soprattutto se il comune ha 300 abitanti perché ha poche risorse, però è sicuro che qualcosa riesce a metterla in piedi, perché se non partiamo dalla risposta sul territorio locale, nessuno sarà in grado di intervenire, perché se il geomera comunale alle 3 di notte non risponde perché non ha idea di quello che sta accadendo, dalla regione, dalla prefettura, non saremo mai in grado di dare un supporto, perché lì non c'è nessuno che risponde, nessuno che è in grado di farti il quadro. Quindi, ancorché banale, elementare, ma una pianificazione territoriale ci deve essere, anche voler soltanto dire c'è qualcuno col telefono che è in grado di darci delle informazioni. Quindi, da questo punto di vista, secondo me si può parlare di livelli che agiscono in maniera sinergica. Così. E poi l'ambito guarda ad aspetti totalmente diversi da quelli a cui guarda il piano comunale. Se non fosse così avremmo delle sovrapposizioni inutili, quindi da questo punto di vista sono d'accordo con lei. Però Giovanni Menduri guarda... No, solo una piccola sottolineatura sull'incipit dell'intervento della professoressa Ioannelli. Cioè, mi sono sentito un attimo, come dire... poco confortevole nella prima osservazione in merito all'oggetto del PON. Cioè, ho come percepito un po' un ritorno a una visione della protezione civile nell'ambito del soccorso, no? Cioè che la protezione civile si attiva al momento in cui siamo nell'imminenza di un evento o nel corso o successivamente all'evento. Diciamo, premetto Giovanni Menduni, responsabile del PON nell'ATI per il Politecnico di Milano. Non è esattamente così, cioè il lavoro che noi stiamo facendo, per come lo stiamo interpretando, è un lavoro nel quale il ruolo della protezione civile non è confinato esattamente nel tempo reale. Questo aspetto, peraltro, è alquanto incrementato negli ultimi anni con l'avvento delle tecnologie. La stessa riduzione, come dire, una barriera rigida e impermeabile tra interventi strutturali e azione non strutturale è di per sé diventata nel tempo incredibilmente più labile. Noi pensiamo a una cassa di espansione, per citare un intervento, come dire, classico, che è comandata da delle paratoie che consentono all'acqua di entrare o non entrare. Queste paratoie saranno asservite a un sistema sui livelli del corso d'acqua. Quei sensori a loro volta possono essere ulteriormente corroborati con dei sensori di pioggia, possono essere ulteriormente corroborati con le previsioni meteo ad area limitata ad alta o altissima definizione. Orbene, questi interventi cosa sono? Strutturali o non strutturali? Quei sensori sono un intervento strutturale o un intervento non strutturale? Quindi, diciamo, c'è una permeazione, diciamo, delle azioni che è molto più forte rispetto a prima. E il PON, con la sua azione, come dire, fa una riflessione complessiva
proprio sull'assetto del territorio, su come, diciamo, rappresentare, comunicare e presentare il territorio affinché l'azione generale per la riduzione del rischio possa essere la più efficace possibile in un contesto sussidiario. Ecco. Quindi, diciamo, questo era semplicemente una piccola osservazione che volevo fare. Grazie. Grazie. Non so se c'è qualche altro intervento. È ovvio che, come diceva il professor Menduni, i confini dell'azione di protezione civile sono collocati generalmente nel tempo reale, a differenza del tempo differito che è oggetto dell'ordinario, una catalogazione ben sancita nella direttiva alluvioni, oggi alla luce del nuovo codice che assegna anche alla protezione civile un ruolo nella prevenzione strutturale, è chiaro che bisogna avere dei target, degli obiettivi, e per la protezione civile l'obiettivo non può che essere quello di garantire la migliore gestione del rischio, sia esso in tempo reale o tempo differito, perché una cattiva gestione nel tempo differito prima o poi diventa un problema di tempo reale di protezione civile. E quindi è chiaro che bisogna necessariamente creare dei giusti dialoghi e ragionare avendo gli stessi obiettivi, e su questo appunto la definizione di progetti standard penso che possa aiutare a facilitare questo anche dialogo tra il tempo differito e il tempo reale. Non so se c'è qualche altro... Prego. Soprattutto dal punto di vista della gestione amministrativa e istituzionale. Tuttavia mi preme fare la precisazione che dal punto di vista di resilienza socio-economica è importante che il comune mantenga, qualora possibile, qualora le condizioni limite di emergenza sono rispettate, che il comune mantenga, e non so se questo va contro, non ho capito se questo che sto dicendo va contro quello che contro il suo intervento, che la comunità mantenga le stesse funzioni socio-economiche e produttive che vi erano prima dello shock. L'esempio principe può essere sia L'Aquila che Amatrice. Il fatto che il centro di L'Aquila fosse stato colpito ha dato degli effetti negativi dal punto di vista commerciale e sociale della sua centralità, e quindi mantenere il centro, qualora possibile, è fondamentale. Quindi io non ho capito se questo va contro il suo intervento oppure no. Però è una precisazione, insomma, che mi preme fare. Magari possiamo far replicare un secondo la professoressa, così giusto per chiudere. Scusa Luca, un secondo. Sì. Angelo, ti facciamo parlare a lei. Grazie, sì. Allora, una risposta brevissima. La verità è che io non postulo la divisione fra gestione, come dire, la prevenzione operativa e prevenzione strutturale. In ogni caso, quello che rilevo è che il codice di protezione civile, il nuovo codice, che ci piaccia o non ci piaccia, ha una lettura attenta, purtroppo confina nuovamente la protezione civile in un ambito che non è quello, si parla di prevenzione strutturale, nella prevenzione strutturale viene inclusa la redazione di linee guida per la pianificazione d'emergenza comunale.
Adesso comunque poi su questo se volete possiamo discutere. Per rispondere a lui, io volevo dire, probabilmente non sono stata chiara, una cosa molto semplice. Cioè io dico che nel momento in cui si comincia ad affermare, e lo si fa in maniera importante, perché il fatto per esempio che la Calabria sia andata già molto avanti sui contesti, quindi nel momento in cui si afferma che per la gestione di eventi di un certo tipo, e non parlo adesso delle tipologie di evento, ma di intensità di evento, quindi per gli eventi di tipo severo, diciamo così, comunque rilevanti, quelli che venivano classificati di tipo B e C, è necessario procedere a una copianificazione. Questo significa che noi dobbiamo rimettere mani in maniera assolutamente strutturale a quelli che sono i contenuti, le funzioni e i contenuti dei piani di protezione civile comunale. E tra l'altro dico protezione civile perché il codice parla di piano di protezione civile dicendo che il piano di protezione civile contiene le procedure di intervento, quindi era il vecchio piano di emergenza, quando si diceva che il piano di protezione civile era programma di previsione e prevenzione e gestione dell'emergenza. Il codice dice il piano di protezione civile è il piano d'emergenza, e io dico che se noi stiamo affermando il principio che si deve copianificare per ottimizzare le risorse, in particolare quando si richiede l'intervento di un numero di enti sovraordinati rispetto al comune, dobbiamo ripensare la pianificazione comunale. Io sono assolutamente convinta che non si può evitare di pianificare a livello comunale, però dobbiamo metterci in una prospettiva che renda a più ragionevole l'attività di pianificazione dei comuni, rispetto ai quali tra l'altro qualcuno dovrà pure dire il programma di previsione e prevenzione come si fa, perché non può essere messo in capo al comune di, non so, un comune di 300 abitanti la redazione di un programma di previsione e prevenzione. E in ogni caso bisogna ripensare i modelli di governance dal livello comunale al livello del contesto territoriale ed eventualmente anche a livelli superiori, perché la copianificazione necessariamente, come dire, cambia la prospettiva. E quindi bisogna ripensare le governance ai diversi livelli e bisogna dire ai sindaci una volta per tutte che cos'è che, come dire, strutturalmente realizza il loro intervento di gestione dell'emergenza a livello del loro territorio comunale. Perché, chiudo con questo, le linee guida che i comuni utilizzano, io sono stata la redattrice delle linee guida per la pianificazione comunale della Regione Lazio. Allora, tutti i comuni della Regione Lazio che abbiano 3 milioni di abitanti come il comune di Roma o che abbiano 500 abitanti hanno usato le stesse linee guida. In quelle linee guida si dice che bisogna avere gli edifici strategici, le aree attrezzate, che bisogna fare il censimento di tutti quanti in maniera indifferenziata, ma non è così. Perché se adesso finalmente stiamo dando corpo a un livello di pianificazione, diciamo di copianificazione, vuol dire che ai comuni bisognerà dirgli qualche cosa di diverso. Cioè qualche cosa che sia effettivamente nella, diciamo, nell'ambito della tipologia di intervento che noi ci attendiamo per quelle tipologie di evento contenute che vengono gestite esclusivamente a livello comunale. Quindi non sto dicendo che non si pianifica più a livello comunale, ma dico che la copianificazione, così come a tutti i livelli, perché dovremmo ripensare pure alla gerarchia dei piani di tipo territoriale, a tutti i livelli va riorganizzata e va disegnata una governance, siccome parliamo di eventi calamitosi, magari una governance che non sia forzata a livello, all'interno di diciamo, limiti amministrativi come è nel caso attuale, nel caso in particolare delle prefetture, per l'appunto. Grazie. Posso soltanto dire, ora dal suo intervento ho capito che in parte dissentisco anche rispetto a quello che diceva prima la professoressa, però poi magari approfondiamo perché è interessante in certi aspetti quello che dice. Sì, qua adesso, vorrei soltanto che cadesse nel vuoto una delle sue affermazioni, cioè il piano di protezione civile quinquennale non è il piano di emergenza, o meglio non è solo quello, perché il codice parla anche di un piano che contenga l'organizzazione del
della struttura comunale di protezione civile, che sia una persona che si poi è per questo che il codice parla di piano di protezione civile, non è solo procedura e risposta, ma è anche organizzazione della macchina. Questo è un tentativo importante che cerchiamo di fare per dare resilienza al territorio, altrimenti ritorniamo al tema delle procedure, del piano, e quindi il codice non ci dice nulla, però no, poi magari lo vediamo insieme. Buongiorno, buongiorno, sono Pelsa della Regione Veneto. Io volevo in particolare qualche chiarimento anche su quanto è emerso nella spiegazione di oggi e di questa mattina. Io faccio riferimento all'esperienza del Veneto, che è da una quindicina d'anni che ha i distretti. I distretti sono delle strutture in convenzione, diciamo, delle organizzazioni in convenzione tra vari comuni. Ne abbiamo una settantina nell'ambito della regione e sono utilizzati prevalentemente per l'attività di coordinamento a livello d'area, l'attività di coordinamento a livello di volontariato, gestione delle risorse tra i vari comuni e sostanzialmente sono, almeno da quello che sono riuscito a capire, delle specie o dei precursori dei contesti territoriali. Vedo peraltro però che i contesti territoriali nel Veneto oggi, che era stata prima esposta la slide, erano 34, quindi vuol dire grosso modo un 5 per provincia contro una decina per provincia dei distretti che abbiamo adesso. Quindi già questo mi dà un po' di preoccupazione, nel senso che la difficoltà a tenere uniti i vari comuni adesso all'interno dei distretti non è poca, ampliare ancora di più l'area di interesse e di influenza penso diventerà ancora di più maggiore difficoltà. La questione però era questa: i distretti della Regione Veneto sono stati istituiti in base prevalentemente tenendo conto della omogeneità del rischio all'interno del distretto. Quel che ho capito invece, i contesti territoriali non tengono più di tanto conto dell'omogeneità del rischio, tengono conto più di altri aspetti, ma non necessariamente ci deve essere questa attenzione. L'altro aspetto che chiedevo era qual era il fine dal punto di vista organizzativo, dopo amministrativo, dei contesti territoriali, cioè il contesto territoriale vede anche la costituzione al suo interno di strutture operative tipo un ufficio comprensoriale, un ufficio di contesto che gestisce la funzione della protezione civile in nome e per conto degli altri comuni. A questo punto il personale, cioè, mi domando, il personale che va a gestire questa funzione è chiaramente il personale che verrà distaccato dai vari comuni e quindi i comuni rimarranno senza al loro interno del personale per la gestione della funzione di protezione civile. Di fatto diventa un ufficio comprensoriale di protezione civile. Prima sentivo anche degli aspetti relativi ai COM. Noi l'esperienza che abbiamo avuto sui COM è stata più che positiva. Chiaramente se venissero istituiti questi contesti, forse, e questo lo dico anche ai sensi, cioè proprio pensando alla prossima direttiva sugli ambiti territoriali, che venisse definito, se, no, valutato almeno, se all'interno del comune c'è l'autorità di protezione civile, in provincia c'è l'autorità di protezione civile, nel caso dei COM c'è un funzionario delegato dal prefetto che assume un ruolo molto importante nell'ambito della gestione dell'emergenza, non sto parlando di gestione della prevenzione ma proprio gestione dell'emergenza. Ha senso pensare anche a istituire un ruolo che abbia uno specifico potere nell'ambito della protezione civile nella gestione dell'emergenza, anche a questo livello? Quindi il ruolo dei COM verrebbe sostituito
dai contesti territoriali sostanzialmente, penso. Questa è la domanda. Inoltre vorrei chiedere ai colleghi delle altre regioni, che abbiamo sentito parlare delle regioni, abbiamo sentito parlare dei contesti territoriali, dei comuni, però onestamente non ho mai sentito parlare oggi delle province, se non nella parte relativa al prefetto. Nelle altre regioni la funzione della provincia, quindi l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 del codice, è una cosa che ha un certo, ha una certa prospettiva, oppure l'intenzione, l'intendimento è quello di far cessare il ruolo delle province sostanzialmente nell'ambito della protezione civile come struttura amministrativa? Avevi detto una domanda, però sono state diverse. Scherzo. Allora, soltanto cerco di riprendere molto brevemente quello che ho detto prima, però è chiaro che sappiamo tutti che questo approfondimento comunque noi lo faremo ad un livello di commissione speciale di protezione civile con tutte le regioni, con tutti gli attori, quindi sicuramente non sarà esaustivo quello che ci diciamo oggi. Però qual è l'idea di partenza? I contesti territoriali definiscono identificazione geografica di quelli che potrebbero essere i futuri ambiti. Quindi quello che tu hai visto oggi per il Veneto non è detto che sarà quello che il Veneto avrà, peraltro io, avendo vissuto l'esperienza nel Bellunese recentemente, devo dirti che l'organizzazione dei COM nel Bellunese è molto aderente a quelle che sono le esigenze emergenziali, a mio avviso, forse perché c'era un responsabile di protezione civile in provincia qualche tempo fa che se ne è occupato, no? Però devo dirti la verità che io ho notato una grande rispondenza alle esigenze. Allora il percorso è, definiamo i contesti territoriali, ci danno dei parametri di carattere anche geografico su come aggregare i comuni, per esempio i contesti locali del lavoro che sono stati citati prima sono un utilissimo parametro, per esempio la raggiungibilità è un utilissimo parametro questo per evitare situazioni abnormi che non ci consentono di gestire correttamente le situazioni. Accanto alla parte di identificazione geografica ci deve essere, come dicevamo, la governance, cioè in qualche modo non è soltanto funzionale al fatto che siamo nell'ambito dei 45 minuti di percorribilità o siamo aderenti ad un contesto locale di lavoro, ma ci deve essere anche una governance legata all'omogeneità dei rischi, legata al fatto che comunque magari quel contesto è molto meglio che aderisca ad un contesto di consorzio di comuni o ad un'unione di comuni perché garantisce una gestione più appropriata dell'emergenza. Quindi questi sono parametri di riferimento che noi ci daremo e che la direttiva indicherà. Dopodiché il percorso che immaginiamo, qua guardo anche Italo perché comunque sono percorsi comuni che il Dipartimento immagina fare con tutti gli attori, è dare un tempo congruo, potrà essere 6 mesi, 1 anno alle regioni, affinché d'intesa con le prefetture e con il supporto del Dipartimento definiscano gli ambiti. Alla fine di questo percorso la Regione Veneto potrebbe dirci: per noi gli ambiti sono i distretti. Bene, va bene, però perché i distretti rispecchiano i parametri che ci siamo dati, perché hanno delle omogeneità che riflettono la direttiva che abbiamo tutti quanti assunto. Quindi il percorso non va a stravolgere, se non è necessario stravolgere, quello che di buono c'è, quello che c'è sul territorio. Innesca un percorso di condivisione e di riflessione su come leggere il territorio a livello subprovinciale. Andiamo a sostituire COM? Nel concetto li vorremmo sostituire, soprattutto nel concetto di governance, perché laddove i COM sono stati concepiti solo per poter immaginare ad una gestione aderente con i funzionari in prefettura, vorremmo che questo fosse superato. Se gli attuali COM hanno dietro un percorso che convince intanto la regione e gli altri soggetti che vi lavorano, prefetture eccetera, possiamo immaginare che si rimangano tal quali, non è necessario che questo percorso vada a stravolgere quello che è stato già fatto. Poi tu avevi citato un'altra cosa, come li presidiamo, cioè gli ambiti noi immaginiamo soltanto che possano essere un punto di riferimento. È chiaro che se guardiamo ad un'unione di comuni, ad un consorzio dove per esempio la funzione di protezione civile è associata, già di per sé si è creata un ulteriore elemento, livello di gestione di protezione civile che gli stessi comuni hanno già individuato nell'unione o nel consorzio.
L'ambito potrebbe essere anche invece un presidio di volontariato, per esempio, un presidio sul territorio dove effettivamente troviamo sempre delle, diciamo, dei punti di riferimento. Non necessariamente deve andare a sostituire la funzione amministrativa di protezione civile, anzi questo vorremmo nella maggior parte dei casi evitarlo, perché come dicevo prima la funzione amministrativa è giusto che sia all'interno del comune. La si può associare per alcuni aspetti, ma sono fermamente convinto che ci sono degli aspetti che non sono associabili e che il comune non può derogare, se no andiamo in quella, diciamo, nell'alibi di sollevare dalla responsabilità i sindaci, cosa che francamente ieri, prima per Paolo l'ha detto, ma io sottoscrivo quello che lui ha detto. Ad oggi i sindaci hanno piena responsabilità ed è giusto che la mantengano in una forma di sussidiarietà, di adeguatezza, di differenziazione, che sono dei principi anche in qualche modo costituzionali, ma devono mantenere quel livello, perché se ci salta quel livello noi non facciamo più nulla. Se non c'è una, come dire, una sensibilità dal livello territoriale in poi, noi che vogliamo ragionare di prefettura, di provincia, di regione, non faremo più nulla, perché è da lì che deve partire la definizione delle esigenze e la richiesta di supporto, altrimenti ci perdiamo il territorio. Quindi io, è chiaro che da questo punto di vista magari alcuni potrebbero vederla diversamente, soprattutto da parte di alcuni sindaci, però credo che noi come sistema dobbiamo continuare a insistere su questo, una cooperazione sinergica ma con delle responsabilità chiare che rimangono anche a livello comunale. E un'altra cosa hai detto, le province. Le province secondo me, diciamo che dal punto di vista amministrativo in qualche modo la Del Rio ce lo ha già imposto, la riforma costituzionale però non lo ha ratificato, e in qualche modo sentivo dire che magari questo governo vuole invece rinvigorire il ruolo delle province. Oggi l'ostacolo è di fatto la legge Del Rio, non tanto nemmeno la Costituzione, perché poi la ratifica non c'è stata. Quindi come la dobbiamo intendere? A mio avviso le province continuano a mantenere un livello importantissimo di gestione di alcune cose dal punto di vista tecnico. Se pensiamo alle strade, se pensiamo alle scuole, cioè se pensiamo a tante cose che in situazioni emergenziali diventano fondamentali, io penso che quel livello dal punto di vista almeno tecnico debba permanere. Io non immagino che nessuno possa surclassare le province oggi. Se guardiamo per esempio all'Emilia Romagna, poi dipende molto dai modelli regionali, l'Emilia Romagna secondo me ha interpretato molto bene la Del Rio, perché ha un suo sistema particolare, ha l'agenzia, ha mantenuto in capo a sé come regione la funzione di protezione civile e ha sopperito alla mancanza delle province riprendendo gli stessi colleghi che lavoravano in provincia e ridandogli una funzione di rappresentanti dell'agenzia sulle province. Ma la provincia c'è, cioè anche la scelta dell'Emilia Romagna, che è virtuosa, conferma il fatto che quel livello va presidiato ed è importante presidiarlo. Quindi non penso che la provincia possa essere, diciamo, surclassata nemmeno dal ruolo, diciamo, rinvigorito da parte del nuovo codice e delle prefetture, perché la prefettura continua a mantenere il coordinamento delle attività emergenziali nella prima emergenza, supportando i sindaci, dando tutto il supporto necessario, soprattutto attivando le forze statali che sono sul territorio. Però ci sono parti della gestione emergenziale che non sono assolutamente ad appannaggio della prefettura, e se non pensiamo che debba essere la regione a surrogare quelle funzioni, secondo me andiamo in un percorso che non ci porta da nessuna parte. Io immagino in futuro che ci sia una maggiore sinergia tra regioni e prefettura, perché le prefetture svolgono un ruolo e perché la regione debba sicuramente svolgere un ruolo, però soprattutto in quelle funzioni che oggi le province svolgono più difficilmente. Quindi e questo è il modello che mi immagino, la regione a fianco alla prefettura a presidiare quelle funzioni che la prefettura comunque non ci potrà mai presidiare, qualunque sia il ruolo che vogliamo dare ai prefetti. Bene, non so se c'è qualche altro intervento. È ovvio che il codice di protezione civile stabilisce che gli ambiti territoriali ottimali devono garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, e le regioni nel definire IATO, secondo le indicazioni che la direttiva darà, individueranno anche le forme eventualmente aggregate per assicurare la continuità sull'intero territorio. Quindi la governance dell'ATO è in qualche modo rimandata a un momento successivo che, come diceva Luigi, sarà oggetto di confronto
nei tavoli della Commissione Speciale e della Conferenza Stato-Regioni, però è un percorso che il nuovo Codice di Protezione Civile ci dice che dobbiamo fare, e quindi diciamo avere dei modelli o un percorso tarato su un'esperienza di 5 regioni in questo momento può essere, come dire, un qualcosa per partire, ricominciare da 3, come diceva Massimo Troisi, piuttosto che da 0, nel senso che avremo almeno già un esercizio fatto per capire dove andiamo e in che direzione portiamo le attività di protezione civile. Io non so se c'è qualche altro intervento. Sono le 16.06, siamo un po' in anticipo, ma credo che... Ah, certo. Così, una riflessione, ne approfitto della presenza di altri rappresentanti della Regione e del Dipartimento Nazionale. Ecco, quando sono state smantellate le province, anzi è stato annunciato lo smantellamento delle province, dopo il referendum, a un certo punto queste funzioni sono rimaste appese, no? E quindi noi che cosa è successo? Che avevamo un'organizzazione che funzionava, che era connessa con il sistema di protezione civile, e a un certo punto è venuta meno, si è svuotata e c'è stato un po' di disorganizzazione, di confusione, anche rispetto alle responsabilità. E quindi questo è un punto sul quale credo che nella conferenza Stato-Regione, una commissione speciale, bisogna ritornare, perché quel tipo di livello istituzionale intermedio è necessario per collegare i territori, i singoli territori con la struttura operativa regionale. Non può non esserci un livello intermedio e non può essere neppure sostituito dagli ambiti. Non può essere, perché chi conosce meglio il territorio delle province oggi, non possiamo inventare un altro soggetto, un altro organo. Quindi su quello credo che vada approfondita l'analisi di tutti, per fare in modo che le province diventino articolazione operativa territoriale permanente di collegamento sia con la struttura regionale che con i comuni, con i territori comunali e con le competenze specifiche che hanno riguardo viabilità, le scuole, ambiente. Questo è un tema. L'altro tema è, e io mi sono trovato in diverse situazioni a condividere la gestione dell'emergenza, qual è il limite della operatività o della competenza delle prefetture, dove inizia e dove finisce, e dove inizia e dove finisce quello della regione. Lì c'è sempre confusione, a volte i due enti non si parlano, i due uffici non si parlano, non riescono a connettersi per scambiarsi anche le informazioni sullo stato della viabilità o gli interventi che si devono coordinare. Quindi questo limite secondo me va più delimitato, va specificato e va chiarito una volta per tutte, perché non si possono sovrapporre, né ci può essere un ordine gerarchico come a volte viene come dire, proposto e evidenziato tra l'altro. Quindi ecco, sono due aspetti sui quali io mi piacerebbe confrontarmi con le altre regioni per chiarire una volta per tutti qual è il ruolo delle prefetture e quello rispetto alla cabina di regia che gestisce la regione e il ripristino operativo delle province. Ma questo lo dobbiamo stabilire in maniera chiara, perché se lasciamo come dire, il vuoto rispetto a questo, è chiaro che poi i poverini dei sindaci si sentono le vittime di tutto un sistema, perché alla fine, come diceva il collega del Veneto, chi paga il conto sono sempre i sindaci. E come diceva Gabrielli, lo dice spesso anche Angelo Borrelli, se i sindaci sapessero quali sono le responsabilità civili, penali, patrimoniali che hanno, si farebbe fatica a trovare dei candidati sindaci. Quindi allora cerchiamo di mettere un po' di ordine per supportarli questi poverini.
Sì, grazie, è condivisibile tutto quello che è stato detto, però è ovvio che tornando al PON, dove noi stiamo parlando di una governance improntata molto anche all'aspetto di prevenzione, il rapporto tra regione e prefettura va come dire, coltivato anche in tempo di pace. Non si può pensare che nell'occasione dell'emergenza, laddove si è avuto tempo e modo di chiarire problemi che poi sono diversi per ogni regione e per ogni provincia, si chiariscano in quel momento. Lo sforzo che viene chiesto per migliorare la capacità istituzionale proprio di capire quali possono essere questi problemi e cercare di svilupparli e risolverli in tempo di pace laddove esistono, perché effettivamente il territorio italiano è fatto di realtà dove il rapporto tra regione e prefettura è proficuo e altri invece dove è più o meno conflittuale, e quindi nelle more che la norma interviene a chiarire, ma se ci fosse stato tempo e spazio di già intervenire su questi chiarimenti dei rapporti nel codice, che ha avuto un suo percorso, ovviamente vuol dire che qualcuno si è posto a presidio di proprie prerogative che hanno trovato una composizione di prima battuta come scritta adesso nel codice. Però è chiaro che noi che poi siamo operatori di protezione civile dobbiamo trovare una resilienza anche rispetto a queste difficoltà che ci derivano dalla norma, perché se c'è poi un'emergenza da affrontare non possiamo dire il quadro non è chiaro e quindi nessuno può. Comunque dobbiamo essere lì, e comunque lo sforzo concettuale che viene chiesto è quello di pensare come attività di prevenzione anche a queste difficoltà di rapporti, per oliarli in tempo di pace e provare a creare un rapporto collaborativo laddove esistono rapporti conflittuali. Non so se c'è qualche altro intervento dei colleghi al tavolo o di chi è in platea. Sono le 16:12, direi che farà piacere a tutti chiudere un po' prima il programma dei lavori di oggi, che è stato proficuo, e ringrazio voi tutti per la partecipazione. Desidero ovviamente ringraziare l'Agenzia per la coesione territoriale per aver creduto in questo progetto e per aver dato a noi tutti questa opportunità di discutere di cose così importanti. Ringrazio ovviamente il CNR e Paolo Messina per averci ospitati qui oggi, e lo prego di portare al Presidente Incuscio i ringraziamenti del Dipartimento per questa opportunità che ci ha dato di essere qui oggi. Ringrazio le 5 regioni del PON perché grazie all'impegno e all'organizzazione interna che si sono dati per realizzare attività insieme a noi e ai nostri operatori, come diceva il Capo Dipartimento, per caso economici, ma sono operatori di alto rango scientifico, ci consentono veramente di avere la possibilità di entrare nel merito e nel dettaglio rispetto ai tanti problemi che una tematica come quella di protezione civile pone agli operatori. Ringrazio i colleghi del Dipartimento, la nostra squadra interna che ha creato le premesse perché tutto questo si svolgesse. È un impegno costante e continuo di alcuni al Dipartimento della Protezione Civile, e ringrazio voi tutti per il visibile segno di partecipazione che avete dato oggi essendo qui. Vi invito a essere presenti anche domani, dove entreremo nel merito e nel dettaglio tecnico-scientifico delle attività che sono state delineate, e molti dei punti che sono stati toccati anche oggi, e ringrazio dei suggerimenti e degli spunti di riflessione che sono venuti, probabilmente potranno trovare, partecipando ai
già un primo chiarimento, in ogni caso saranno da noi opportunamente attenzionati nel prosieguo delle attività anche per ottimizzare il futuro percorso di condivisione con tutte le regioni delle attività che oggi sono state solo delineate nell'ambito del PON. Io non ho altro da dire, non so se Luigi vuole aggiungere. No, ringraziare tutti anche da parte mia. Bene, grazie a tutti e allora ci vediamo qui domani alle 10. Ciao, ho fatto piacere vedere. Pensavo ci fosse oggi. Oggi lo devi conquistare. Lo so, ma infatti io pensavo adesso. Non so se...
Dietro ci devono essere dei parametri che siano